Ben ritrovati gentili telespettatori, grazie come sempre per aver scelto la nostra emittente televisiva. Tante come sempre le notizie che andremo ad approfondire nel corso di questa nuova edizione del telegiornale del Nord-Est. Ancora il coronavirus in primo piano, il dettaglio nella situazione in Friuli, Venezia, Giulia, e poi andremo a ripercorrere assieme quanto è successo ieri. Cos'è successo? Ve lo anticipo brevissimamente. Il commerciante, il barista Andrea Esposito di Pordenone, che organizza il secondo flash mob, la riconsegna volontaria delle chiavi dei locali pubblici colpiti dalla crisi Covid-19 al sindaco Alessandro Ciriani, viene chiamato poi lo stesso barista nel pomeriggio, si presenta in questura e gli viene poi notificata la sanzione di 377 euro. In serata, noi abbiamo divulgato la notizia attraverso i social network, i canali social, Facebook. Si è generato il dramma generale, nel senso che tante le persone che hanno condiviso il post, che hanno mandato la segnalazione, che hanno mandato lo sconcerto. In questo post era stata segnalata, diciamo, una scorrettezza, dai, la possiamo definire così, che quella segnalazione alla questura era pervenuta dal circolo Zapata di Pordenone, circolo Zapata che invece non è stato. È stato, dai, diciamo, una branchia del circolo Zapata stesso, di cui il presidente Lino Roveredo, che tra un po' vi faremo anche sentire la sua intervista, di cui fa parte. Nulla di così drammatico, secondo il nostro punto di vista. Poi chi vuole ingenerare polemiche, siete dei giornalai, diffondete false notizie, fake news, beh, sentirete tra un po' le dichiarazioni del sindaco che papale papale racconta effettivamente com'è andata la vicenda, e sfido chiunque poi a smentire il primo cittadino al momento che ci sono poi degli atti ufficiali anche in questura a Pordenone. Ne parleremo tra poco. Prima però andiamo a salutare i colleghi della redazione di Udine e di quella del Veneto, Giovanni Pacori, Alessio Conforti, a voi la linea. Buonasera anche dalla redazione Friuli e grazie naturalmente direttore della linea. Nella prima parte potremo vedere un importantissimo videomessaggio del sindaco di Trieste, Roberto Di Piazza, dove fa degli annunci molto importanti per gli amici triestini che ci guardano, ovvero sia per tutti gli esercenti verrà abolita la TOSAP, la tassa di occupazione suolo pubblico per il 2020, ma un provvedimento che tocca tutti i triestini è l'abbassamento della tassa sui rifiuti, ovvero sia la Tari, da 14 milioni a 6 milioni. E quindi questo è un vantaggio per tutta la popolazione di Trieste. E poi ci saranno altre news sempre in questo videomessaggio del sindaco di Trieste. Poi i servizi di Anna Zazan, voglio segnalarvi una petizione al comune di Udine per quanto riguarda i bambini e i ragazzi, in quanto non si sa ancora quello che succederà quest'estate, cioè se questi bambini verranno lasciati così come sono in questo momento a casa o se il comune di Udine organizzerà appunto i campi estivi e quant'altro come in un'estate normale. Per quanto riguarda invece lo spazio dedicato alla redazione Friuli, dopo questa prima parte, purtroppo un gravissimo infortunio sul lavoro a Remanzacco, un operaio del 1963 ha perso un braccio questa mattina lavorando. Ci sarà il videomessaggio del sindaco di Gorizia, Rodolfo Ziberna. E poi voglio segnalarvi anche che a Udine è stato prorogato il fatto che si potrà parcheggiare negli stalli blu, cioè quelli a pagamento, gratis fino al 17 di maggio con un'ordinanza firmata proprio oggi. La linea passa ad Alessio Conforti. Grazie Giovanni, grazie della linea. Dunque, anche dal Veneto, coronavirus in primo piano, la curva fortunatamente continua a scendere, anche se nella notte non sono mancati purtroppo i decessi. Ad ogni modo, continuano a respirare fortunatamente gli ospedali con le terapie intensive ed anche con il calo dei ricoveri e l'aumento delle persone appunto dimesse. Si parla di fase 2, si parla anche del discorso del Presidente del Consiglio dei Ministri Giuseppe Conte, che oggi in un'informativa alla Camera
ha sostanzialmente ribadito come la politica del riapriamo tutto potrebbe compromettere gli sforzi fatti sino ad ora, il tutto in un clima teso a livello nazionale, e ne parleremo. Gli ospedali del Veneto intanto si riorganizzano per l'apertura delle proprie attività, e poi insomma da un punto di vista locale oggi a Porto Uraro è ripartito il mercato cittadino, ne parleremo ampiamente. Alberto, a te la linea. Grazie allora anche ad Alessio Conforti, microfoni sempre aperti in caso di ultimissime notizie. La domanda che abbiamo posto nell'edizione precedente: i commercianti consegnano le chiavi dei loro negozi al sindaco, impossibile riaprire a queste condizioni. Hanno ragione sì il 94% di voi, no il restante 6%. Come saranno i funerali da lunedì in poi? Le norme che ci vengono declinate da Roma, dai nuovi DPCM, prevedendo delle misure alquanto restrittive. Beh, voi direte un passo avanti in più rispetto al divieto, insomma, di partecipare a cerimonie funebri. Coronavirus, funerali senza corteo di accompagnamento e segno della pace. Sei d'accordo? Funerali alla presenza di sole 15 persone che dovranno indossare le mascherine in un luogo di culto sanificato, con una cerimonia il più rapida possibile, soprattutto senza alcun corteo di accompagnamento, in modo da evitare assembramenti. Con una circolare inviata al segretario generale della CEI, Monsignor Stefano Russo, il capo del Dipartimento Libertà Civili e Immigrazione Michele Di Bari precisa le regole rigide per le quali dal 4 maggio potranno tornare ad essere celebrate le esequie, anche con messe, per chi è scomparso in queste settimane di lockdown. Questa, insomma, è la nuova disposizione. Siete d'accordo? Ce lo fate sapere se ritenete opportuni. I metodi, come sempre, li conoscete. Apriamo allora il telegiornale con la situazione in Friuli Venezia Giulia sul fronte Covid-19. Il servizio è di Anna Dazzan. Un'altra giornata in cui il trend dei contagi continua a essere perfettamente in linea con i bassi numeri della scorsa settimana. Per la prima volta da inizio pandemia, la provincia di Udine, con i suoi 550.000 abitanti, chiude la giornata con zero nuovi contagi. I casi accertati positivi al coronavirus in tutta la regione sono 3.025, con un incremento quindi di sole 15 unità rispetto a ieri. I totalmente guariti sono 1.421, mentre i clinicamente guariti, cioè le persone senza più sintomi ma non ancora negative al tampone, sono 145. Sono 4 i decessi in più rispetto alla comunicazione di ieri, che portano a 289 il numero complessivo di morti da Covid-19. Per quanto riguarda i decessi, quello di Trieste è il territorio più colpito con 153 casi, seguono Udine con 71, Pordenone con 61 e Gorizia con 4. Relativamente ai casi positivi, l'area triestina registra 1.252 infettati, seguono Udine con 951, Pordenone con 634 e Gorizia con 186. A questi si sommano due persone non residenti in regione. Sono 11, un e meno di ieri, pazienti che attualmente si trovano in terapia intensiva, mentre i ricoverati in altri reparti risultano essere 109 e le persone in isolamento domiciliare sono a oggi 1050. Situazione coronavirus in Veneto, ancora decessi nella notte, la curva continua nella sua discesa. Il presidente della regione Luca Zaia spinge per le riaperture. Facciamo il punto della situazione nel prossimo servizio. Si conferma in Veneto il calo della curva da coronavirus. I ricoverati negli ospedali sono 1.126, di cui 114 in terapia intensiva. Lo si apprende dall'odierno bollettino regionale di Azienda Zero. Su tutto il territorio sono stati diagnosticati fino ad ora 17.960 casi, 135 in più rispetto a ieri, a fronte di un elevato numero di tamponi, ben 350.000. Aumentano i dimessi, che in totale fino ad ora sono 2.607, 108 in più rispetto a ieri, quindi calano i ricoverati e aumentano le persone che escono dagli ospedali. I decessi sono 1.459, 7 solo nella notte. I guariti sono invece 8.354, le persone in isolamento sono 7.481, 190 in meno rispetto alle ultime 24 ore. Per il governatore veneto Luca Zaia, in tema di fase 2, con le mascherine si può aprire a 360 gradi. La preoccupazione quindi che portiamo avanti qual è? È quella che se mettessimo in sicurezza per bene i cittadini con, diciamo, quello che sono gli accorgimenti base, le mascherine,
il gel igienizzante piuttosto che i guanti, il distanziamento sociale, potremmo tranquillamente, a mio avviso, a nostro avviso, affrontare un'apertura a 360 gradi. Ed è esattamente la proposta che fanno i governatori, diciamo, fatto salvo che ci vuole sempre un parere della comunità scientifica, però un nuovo approccio, no? Che non è quello di entrare dalla parrucchiera e cominciare a inventarsi tutte le modalità per la messa in sicurezza con il separé in plessiglass o altre minestre del genere. Direi che è fondamentale pensare che tutti hanno diritto di lavorare, che il nostro mondo non è un mondo di persone irresponsabili e che tutti noi ormai abbiamo coscienza, non siamo a due mesi fa che non sapevamo neanche che cos'era il virus. Oggi tutti i cittadini, dalla banalità di vedere una persona in mascherina che non fa più sorridere, ma si dice c'è il virus, giustamente abbiamo la mascherina, questo è l'approccio da portare avanti. E in mezzo, diciamo, alle brutte notizie, alle notizie di morti, decessi, contagi, c'è la notizia che questa mattina ci ha illuminato il cuore. Rebecca, è nata Rebecca, la nostra Rebecca Pizzato, figlia di Maurizio, il nostro regista e anche capo dei tecnici a Telepordenone, e di Sabrina, che è moglie di Maurizio. 2,8 kg, è nata questa mattina alle 9:49. Io ho visto la foto e devo dire che tutta Sabrina. Io spero che almeno di Maurizio abbia preso in questa fase la dolcezza, il senso, insomma, di saper fare, il senso di mettersi a disposizione del gruppo, peculiarità e possibilità e caratteristiche inconfondibili del nostro Maurizio Pizzato, al quale mandiamo un grandissimo abbraccio, ovviamente assieme anche a sua moglie Sabrina, abbracciamo e baciamo i due genitori e diamo il benvenuto a Rebecca Pizzato. Ricordo, è nata questa mattina alle 9:49, 2,8 kg di gioia e tenerezza. Vedete, fa bene, no? Anche un po' l'umore dare queste notizie. Si parla ogni giorno di morti, di nuovi decessi, di coronavirus che non arretra in un momento così di crisi e soprattutto anche di perdita di valori. Dare un messaggio così positivo che dà sicuramente serenità, sobrietà e gioia fa sicuramente bene ai nostri cuori. Rebecca, ti aspetterà un bel periodo, magari tu non ti renderai neanche conto della situazione che stiamo attraversando per quanto riguarda il Covid-19, magari lo leggerai, lo scoprirai quando andrai alle elementari, alle medie e alle superiori, ma intanto goditi questo periodo, sei venuta al mondo proprio in un momento non felice, sicuramente le tante persone che ti vogliono e ti vorranno bene ti accompagneranno per tutta la vita. Un grande abbraccio ragazzi, ovviamente le congratulazioni da tutto il gruppo di Telepordenone, da me, dall'editore Mario Ruoso, da giornalisti, tecnici e per le tantissime persone che lavorano nel nostro gruppo. Rebecca Pizzato, nata questa mattina. Cambiamo allora argomento e veniamo alla notizia che ha scaldato gli animi di molte persone. E ripercorriamo la questione di ieri, questione che ha visto un flash mob, il secondo avviato da un centinaio di commercianti di Pordenone che hanno voluto volontariamente riconsegnare le chiavi, ovvero la loro licenza, al sindaco Alessandro Ciriani, che li ha accolti con tanto di fascia tricolore sotto la loggia del municipio. Non si può, perché i vari DPCM impediscono la celebrazione, la manifestazione, impediscono anche gli assembramenti, che purtroppo, lo dobbiamo ammettere, si sono anche verificati, non cose gravissime, ma sicuramente hanno fatto turbare qualcuno. Da lì cosa è successo? È partita una notifica, questo è il termine esatto, non denuncia, non querela, non qualsiasi altro tipo di termine che volete utilizzare, una notifica, questa, nei confronti della questura di Pordenone, da parte di un gruppo non legalmente riconosciuto, vicino, si fa per dire, all'associazione culturale, al circolo culturale Zapata di Pordenone, di cui è presidente Lino Roveredo.
Ieri sera noi, che siamo scrupolosi, ci informiamo perfettamente, abbiamo le nostre fonti, ufficialmente ci è arrivata la notizia che era stata presentata una sorta di denuncia da parte del Circolo Zapata, che diceva: guardate, hanno fatto la manifestazione, così non va bene, c'è un DPCM, questo va rispettato. I post si sono susseguiti, rincorsi su Facebook, è arrivata la caccia, perché purtroppo c'è tanta immondizia, lo dobbiamo confermare purtroppo con grande rammarico, su Facebook persone, i classici leoncini, leoni, no? Io vorrei dire qualcos'altro che fa rima con leoni, ma mi fermo qua da tastiera, che non perdono occasione per denigrare il prossimo, per inveire nei confronti magari anche di chi dà le informazioni o di offendere gratuitamente la controparte politica, chi magari liberamente nelle sue scelte, pur prendendosi tutte le responsabilità, ha presentato questa notifica alla questura dicendo: come signor questore, io ti ho chiesto la possibilità di manifestare liberamente il 25 aprile ponendo una corona al monumento di Martelli a Pordenone e il 1° maggio, e tu mi hai detto di no, e questi qua liberamente manifestano, fanno i flash mob in centro, questo non va bene. Di lì a poco poi è arrivata anche la sanzione ad Andrea Esposito, il commerciante, il barista che ha dato il via libera, l'ok a questo flash mob, 377 euro, multa che verrà poi pagata dal sindaco Alessandro Ciriani, dal consigliere regionale Alessandro Basso, dall'assessore comunale Emanuele Loperfido e da tanti commercianti che hanno voluto essere solidali nei confronti di Esposito. A scanso due equivoci, oggi abbiamo chiesto l'intervento, perché poi sembra che passiamo noi per i fruitori di notizie non veritiere, che poi divulghiamo a voi telespettatori con tutti i nostri canali. Abbiamo chiesto l'intervento del sindaco Alessandro Ciriani, che sa come sono andate le cose, perché ha parlato direttamente con il questore Marco Odoriso. Quindi chi meglio di Alessandro Ciriani può effettivamente spiegare la situazione, come sono andate le cose e ovviamente perorare anche la notizia che abbiamo dato in anteprima ieri sera. Sentiamo allora Alessandro Ciriani in questo videomessaggio. Buon pomeriggio a tutti, un rapido aggiornamento sulle attività del Comune. Parto facendo un cenno a quanto accaduto ieri. Decine di commercianti, artigiani, professionisti sono venuti sotto il municipio, come è successo in altre città, anche nei comuni qui vicini, a portare simbolicamente le chiavi delle loro attività. Cosa è successo? È successo che un gruppo anarchico, rappresentante di un gruppo anarchico, ha avvisato la questura denunciando il fatto che si è violato il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sugli assembramenti. Questo evidentemente era un atto politico contro il sottoscritto, e attraverso questo atto politico si sono colpiti commercianti e persone che venivano qui non per celebrare una ricorrenza, non per festeggiare una data, ma per esprimere la loro preoccupazione, la loro angoscia sul loro futuro. Persone che hanno tenuto chiuso le loro serrande, non hanno reddito da più di 2 mesi e che non sanno se potranno riaprire queste serrande. Sicché questi anarchici, invece che solidarizzare con i veri proletari, quelli che erano qui sotto ieri, hanno fatto in modo di fargli ricevere una multa di 377 euro, multa che ovviamente mi sono offerto di pagare insieme al Solo Perfido, il consigliere Basso e molti altri loro colleghi. Vedete, qui sotto ieri non c'era gente con i palloncini, con le bandiere, non c'era musica, non c'era gente che gridava, non c'era gente con vessilli, no, c'era un silenzio cimiteriale, c'era una situazione spettrale, carica delle angosce e delle paure di queste famiglie, che rappresentano tra l'altro l'ossatura commerciale e artigianale della città. Bene, io credo che Pordenone non possa stare sotto schiaffo di gruppuscoli rabbiosi, divorosi, ideologizzati e carichi di animosità nei miei confronti. Ecco perché voglio pagare io la multa, perché la multa non ha ricevuto i commercianti, è stata una ritorsione politica da parte di un gruppo anarchico ed è estremamente grave. A tutti i commercianti di Pordenone ovviamente va la solidarietà del sindaco e dell'amministrazione. Le buone notizie: stiamo lavorando quotidianamente per far ripartire, accanto ai cantieri che abbiamo già riattivato, anche tutti i cantieri dell'edilizia, significa edifici, scuole, asili, insomma abbiamo milioni di euro bloccati, vogliamo rimetterli in circolo. La brutta notizia è che i cantieri costeranno di più, perché il rispetto delle norme di sicurezza imporrà alle maestranze di non poter lavorare vicini, quindi laddove magari potranno lavorare 5 persone, potranno lavorarne 2.
È più difficile portare loro da mangiare, è più difficile far loro arrivare nei cantieri perché i mezzi devono essere sanificati, non possono starci in più persone. Però il nostro compito è di trovare le risorse per completare quei cantieri, per iniettare risorse all'interno del sistema e conseguentemente però anche realizzare quel grande piano di opere che avevamo annunciato e che solamente il virus ha bloccato e andremo avanti. Nel frattempo le buone notizie sono anche quelle che continuiamo ad avere zero contagi nella nostra casa di riposo, grazie ai provvedimenti che l'assessore Grizzo ha preso prima di tutti. Contestualmente riapriremo il centro diurno per anziani. Accanto al lavoro che stiamo facendo per riaprire i punti verdi in attesa di direttive del governo, vogliamo però riaprire entro fine maggio un centro per gli anziani, che prima andavano in casa di riposo e adesso non lo possono fare. Quindi sistemeremo l'ex centro anziani di Torre e faremo in modo che ci siano 25 posti per queste persone, per di più anche 6 appartamenti per gli infermieri che potranno dormire, vivere lì e stare accanto agli anziani fino a quando questa emergenza non sarà finita. Analogamente stiamo lavorando sempre con l'assessore Grizzo anche per la riapertura dei centri diurni per disabili, questo per sgravare le famiglie dai problemi di gestione tra lavoro e ovviamente prendersi cura di queste persone. Infine, come abbiamo anche già annunciato, stiamo definendo i dettagli di una bozza già presentata da 2 milioni e mezzo o 3 milioni di euro per aiutare famiglie e imprese. E il contributo che il Comune vuole dare a questa città accanto a quanto arriverà dal governo e dalla regione. Un contributo fattivo, concreto per dire che ci siamo anche noi. 2 milioni e mezzo, 3 messi a disposizione della comunità, più altri 3 per coprire 3 e mezzo per coprire le mancate entrate. Significa un sacrificio straordinario per le casse del comune, significa un cambio di paradigma completo, totale, radicale rispetto a quanto noi pensavamo di fare 3 mesi fa. Ma in questo momento dobbiamo pensare principalmente alle famiglie e alla tenuta del sistema pordenonese. Vedrete che ce la faremo. Se siamo riusciti noi a fare questa operazione, possiamo solamente avere fiducia in quanto faranno istituzioni che hanno più forza economica del comune. Un abbraccio a tutti e a domani. Avete visto, quindi c'era ben poco, forse abbiamo sbagliato il nome, ma non ci siamo andati così troppo lontani da identificare le persone che hanno notificato alla questura questa manifestazione, ovviamente perorando poi le loro cause, le loro ragioni, mettendo nero su bianco perché equità ci deve essere per tutti, non si può concedere l'autorizzazione che non è stata concessa a uno e invece negarla ad altri che pur l'hanno presentata in questura a Pordenone. E qualcuno, il solito simpaticone della rete, ha detto: ma perché non avete sentito la controparte, alias il circolo Zapata di Pordenone, che, ripeto, non è stato il circolo Zapata a presentare questa notifica alla questura, facendo rilevare che si era poco fa o poco prima fatta questa manifestazione con la consegna delle chiavi, ma un'associazione, un gruppo di persone non legalmente costituito e riconosciuto. Poi sentirete anche il nome appunto di questo organismo, diciamo così, da questo gruppo di persone che poi è presentato la notifica stessa. Allora noi ci siamo scusati con Lino Roveredo, che fa parte anche però di questa pseudo-associazione. Tornando al discorso, ha detto: ma perché non sentite la controparte? Perché non fate intervenire? Avete paura? Beh, noi abbiamo sentito oggi il presidente del Circolo Zapata di Pordenone, Lino Roveredo. E ci siamo anche, abbiamo avuto l'umiltà e il coraggio perché poi magari i leoncini da tastiera se li incontri per strada si girano dall'altra parte o fuggono nella viuzza, no? Per non farsi magari, no? Perché temono il confronto. E abbiamo anche chiesto scusa, abbiamo detto: Lino, non era nostra intenzione entrare nel merito, ci hanno dato papale papale questa notizia e noi l'abbiamo divulgata. Ma comunque, cari telespettatori e cari internauti che ci seguite in rete, non eravamo andati tanto distanti dalla verità, perché comunque una persona è stata sanzionata e chi ha presentato questa notifica, un qualcosa, qualche legame con il Circolo Zapata, ce l'ha anche. Sentiamo allora che cosa ci ha detto in questa conversazione proprio il presidente del Circolo Zapata, Lino Roveredo.
il circo Emiliano Zappata che è stato tirato in causa non c'entra, non c'entra assolutamente, è strano insomma questa vicenda. Il circo non ha mai presentato nessuna denuncia, non ha mai presentato nulla in questura, pertanto riteniamo insomma, che la notizia che è circolata ieri sia infondata e non ci sono elementi insomma, per un nostro coinvolgimento. Il circolo è un circolo culturale che, di cui sono presidente, che è attivo sul nostro territorio da 40 anni, è autofinanziato e la sua attività è prevalentemente attività di carattere culturale. L'iniziativa libertaria ha presentato ieri una notifica presso la questura ed è l'unico documento che è stato presentato per chiedere un flash mob, quindi una manifestazione pubblica in sicurezza per il 1° maggio in occasione della festa dei lavoratori. Questo è tutto quello che è stato fatto. Facciamo un passo indietro. Il 25 aprile il sempre Iniziativa Libertaria presentò una notifica sempre in questura per una manifestazione, una cerimonia diciamo, da svolgere di fronte al cipo dedicato a Martelli per diciamo, depositare una corona, no? In memoria dei partigiani che sono stati uccisi dai nazifascisti. In quel caso la questura ci diffidò da svolgere quella cerimonia, no? Quindi c'è stato di fatto una negazione, un rifiuto a svolgere quella cerimonia. Perché Iniziativa Libertaria ieri ha presentato una notifica? Perché venuta a conoscenza che di fronte al municipio si stava svolgendo una diciamo, manifestazione, un flash mob organizzato dai commercianti per denunciare la loro grave diciamo, situazione economica. Io stesso sono un artigiano e sto vivendo questa situazione sulla mia pelle, per cui conosco quali sono i problemi. Ecco, quindi riteniamo insomma, che sia più che legittimo che anche i commercianti possano scendere in piazza per rivendicare i loro diritti e perché possano insomma, rivendicare una vita insomma dignitosa. Cioè, quello che preso atto appunto che si svolgeva questo flash mob, questa manifestazione con tanto di sindaco in veste ufficiale, abbiamo detto presentiamo anche noi una notifica per per chiedere diciamo, un flash mob, una manifestazione il giorno della festa dei lavoratori. Tutto qui. Quello che viene fuori da questa vicenda è che si è strumentalizzato questa nostra richiesta imputandoci la responsabilità di un'azione di repressione della questura che ha come unica finalità quella di colpire colpire noi in quanto richiediamo una manifestazione, per la seconda volta richiediamo una manifestazione pubblica. Questa è la gravità della situazione, perché hanno strumentalizzato la nostra notifica, l'hanno fatta passare come una denuncia e hanno denunciato, hanno multato, sanzionato chi ha organizzato il flash mob dei commercianti per avere diciamo, le motivazioni per negare a noi la possibilità di fare la manifestazione il 1° di maggio. Non pensi però che ci siano due piani diversi? Iniziativa libertaria che chiede di manifestare il 1° maggio per i lavoratori e gli altri che invece urlano il loro dolore di fronte a questa situazione che rischia di fargli chiudere? Secondo noi, ed è questo il motivo per cui noi sia il 25 aprile che il 1° maggio abbiamo presentato le notifiche per richiedere una manifestazione, è che qui dobbiamo ripristinare le normali condizioni di agibilità democratica che sono state sospese da uno stato di emergenza. E questa è la questione centrale. Cioè, nessuno ha fatto, non siamo dei detrattori della libertà altrui, stiamo dicendo che qui dobbiamo ripristinare la normale convivenza democratica che manca, e questo è il punto centrale della questione. Per cui, cioè, come hanno diritto di manifestare i commercianti, hanno diritto di manifestare anche quelli di Iniziativa Libertaria. Questa è la questione, i lavoratori o quant'altro.
Questa è la questione. Il sindaco il 25 aprile nella sua pagina Facebook ufficiale ha fatto un commento a una, diciamo, al fatto che alcune persone a Bologna e Milano fossero scesi in piazza per ricordare, diciamo, i partigiani uccisi dai nazifascisti. Cioè, se andiamo a leggere questo diciamo, testo, cioè, è un testo pieno di odio, pieno di rancore, pieno di, diciamo, di ideologia. Oggi ce lo ritroviamo a presidiare a una manifestazione che scopriamo che non è autorizzata, per cui lui come componente del Comitato per la Sicurezza e l'Ordine Pubblico queste cose le sa, le sapeva, e in più è responsabile anche della salute pubblica e ha anche delle responsabilità penali in questo senso. Cioè, e quindi vuol dire, è gravissimo che lui abbia preso, cioè, con tutto rispetto per la causa dei commercianti, però è gravissimo che lui abbia presidiato a una manifestazione in veste ufficiale. Un'ultima cosa che dobbiamo invece chiarire, perché non si è ancora capito: chi è Iniziativa Libertaria? Da che cosa si differenzia dal Circolo Zappata e soprattutto Lino Roveredo? Chi è? Cioè, è componente di entrambe le situazioni o sono due situazioni nettamente distinte? Il Circolo Zappata è un'associazione legalmente costituita, è nata 40 anni fa e la sua attività è un'attività culturale. Cioè, non fa diciamo, attività di carattere politico, fa attività di diciamo, prevalentemente di carattere culturale. E qua ci siamo, Iniziativa Libertaria invece? Iniziativa Libertaria invece è un soggetto politico, cioè, che si ispira, diciamo, a quella che è la tradizione dell'anarchismo sociale e fa le sue iniziative politiche. Tutto qui. E lì no... All'interno di Iniziativa Libertaria ci sono varie persone che non, cioè, non fanno parte del Circolo Zappata. E Lino Roveredo però fa parte di Iniziativa. Ecco, però Lino Roveredo fa parte di Iniziativa Libertaria. Io partecipo a Iniziativa Libertaria, sì. Niente comizi, niente manifestazioni, per la prima volta il 1° maggio non si svolgerà nelle piazze, ma i sindacati lanciano comunque uno slogan nazionale: il lavoro in sicurezza per costruire il futuro. Che sia davvero la volta buona, ce lo chiediamo. Vi proponiamo questo servizio, avete sentito il finale di Lino Roveredo che dice: siamo ancora in attesa di sapere se il questore ci darà domani la possibilità di manifestare, di scendere in piazza, piazzetta del Portello, diciamo nel cuore di Pordenone, per manifestare il 1° maggio. Allora, giustamente, si sposa appieno questo servizio. Alle 10.20 di oggi i carabinieri sono intervenuti presso la fonderia Farem a Remanzacco in provincia di Udine per un incidente sul lavoro occorso a un operaio classe 1963 a cui un arto è rimasto incastrato in una macchina operatrice ancora in funzione. Sul posto personale 118, vigili del fuoco e medicina del lavoro. All'uomo è stato amputato il braccio. Eccola, questa è la vigilia del 1° maggio 2020. Un incidente sul lavoro, quando a lavoro sono ben pochi per le restrizioni dovute al contenimento del Covid-19. Un incidente che significa moltissime cose, tra cui che a lavorare ci sono gli operai, ma non ad esempio gli insegnanti, e che ancora oggi, nel 2020, nelle fabbriche italiane non c'è sicurezza. C'è da chiedersi dunque che 1° maggio potrà mai essere quello di domani. Posto che concerti, manifestazioni e comizi sono banditi, la vera domanda è: c'è davvero qualcosa da festeggiare? La tutela del lavoro è una premessa irrinunciabile della libertà individuale e collettiva, indispensabile per l'autonomia delle persone e per la loro partecipazione alla crescita e allo sviluppo della comunità regionale, dichiara il presidente del Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia, Pietro Mauro Zanini, ribadendo così, in occasione della festa del 1° maggio, l'impegno delle istituzioni per il diritto al lavoro, riconosciuto come principio fondamentale della dignità e della libertà della persona della Costituzione italiana. Un principio che quest'anno è però messo in discussione da una crisi sociale, sanitaria ed economica devastante, ma non solo. Alla luce dell'emergenza sanitaria e dei divieti, le tradizionali manifestazioni sindacali sono state infatti annullate e sostituite con una serie di iniziative simboliche. Una festa del lavoro diversa rispetto alle altre, per la quale Alberto Montico, segretario generale della CISL Friuli Venezia Giulia, ha dichiarato che lo slogan nazionale quest'anno sarà «Il lavoro in sicurezza per costruire il futuro».
Abbiamo deciso di mantenere questa celebrazione nonostante l'emergenza Covid-19, sono le sue parole. Ovviamente non si scenderà in piazza perché le normative non prevedono la possibilità di organizzare tradizionali manifestazioni di Cervignano, Gradisca di Sonzo, Trieste e Pordenone. Il tema continua a essere il lavoro che manca per i più svariati motivi. Alcune delegazioni porteranno, dove possibile, le corone di fiori davanti ai monumenti costruiti in memoria dei morti sul lavoro. È un modo per essere dentro lo slogan nazionale che rilancia anche il tema della sicurezza, ma anche per mantenere la tradizione. Come per altri temi, tra i quali welfare, sanità e ambiente, questa situazione emergenziale può essere l'occasione per le istituzioni per rivedere le politiche sul lavoro. Sono due in questo momento le grandi urgenze: la mancanza di liquidità dei lavoratori e la necessità di coniugare vita personale, lavoro e famiglia. Che sia la volta buona per un confronto costruttivo. La politica del riapriamo tutto potrebbe compromettere gli sforzi fatti fino ad ora. Sono le parole del presidente Giuseppe Conte oggi nell'informativa alla Camera. Se nei prossimi giorni la curva dei contagi non dovesse crescere, allenteremo ulteriormente le misure. No a iniziative improvvide locali e sì a un progressivo ritorno alla normalità, ma con tutte le precauzioni del caso. Il presidente del Consiglio dei Ministri, Giuseppe Conte, oggi è intervenuto con un'informativa alla Camera, ribadendo come quella che si sta affrontando sia un'emergenza che non ha precedenza nella storia della Repubblica. Lo fa in un clima teso dopo la notte trascorsa a Montecitorio e in Senato da parte degli esponenti della Lega in segno di protesta, senza dimenticare l'ultimatum del pomeriggio di Matteo Renzi. Non abbiamo negato pieni poteri a Salvini per darli a un altro. Se continua con il populismo, Italia Viva se ne va, con il riferimento ovviamente dall'esecutivo. Conte va avanti con la linea adottata fin dall'inizio, difendendola a spada tratta. Il contenimento cauto, attento del contagio è in primo luogo una misura giusta e necessaria per garantire la nostra salute, la salute dei nostri cittadini, dei nostri cari. Ma costituisce anche, in secondo luogo, il principale strumento che abbiamo per ripartire al meglio, per far ripartire al meglio la nostra economia, senza dolorose e forse anche irrimediabili battute d'arresto in futuro. Il governo ha sempre compreso la gravità del momento, ha detto, e proprio per questo non ha mai inteso procedere per via estemporanea, improvvisata. C'è stato un accurato bilanciamento di tutti gli interessi e i valori coinvolti, buona parte dei quali di rango costituzionale. Sulle misure per il coronavirus, ha detto il presidente del Consiglio dei Ministri, c'è stata una discussione ampia con i membri del governo, le forze di maggioranza, le parti sociali, enti territoriali, riuniti in una cabina di regia. Anche il Parlamento è stato costantemente e doverosamente informato. Non possiamo permettere che gli sforzi compiuti risultino vani per imprudenze compiute in questa fase così delicata. Qualsiasi atteggiamento ondivago, come passare dalla politica del chiudiamo tutto al riapriamo tutto, rischierebbe di compromettere in maniera irreversibile questi sforzi. Infine, una battuta sull'imminente futuro. Al termine delle 2 settimane avremo un quadro più chiaro, ha detto Conte, e potremo procedere a un ulteriore allentamento delle misure contenitive. Se nei prossimi giorni la curva dei contagi non dovesse crescere, allenteremo ulteriormente le misure, assicurando l'apertura in sicurezza del commercio al dettaglio, della ristorazione e dei servizi alla persona. Interviene sulla cosiddetta fase 2 il consigliere regionale in Veneto, Fabiano Barbisan. Vedo di contribuire, ove possibile, a dare qualche chiarimento. O meglio, aggiungere anche il mio pensiero ai chiarimenti che già circolano abbondantemente su tutti i social. Per dire cosa? Dobbiamo prestare attenzione perché abbiamo superato alla grande, oramai, il picco, sì, però ricordo che abbiamo oltre 1.300 morti in Veneto. E abbiamo ancora il contagio che è latente, che ogni giorno ci sono dei nuovi casi. Allora, è chiaro che come regione dobbiamo badare prima di tutto alla salute dei cittadini. Dobbiamo pensare alla salute e non possiamo assolutamente dimenticare anche, soprattutto anche le attività economiche. Le attività che permettono
di vivere, che permettono di avere il giusto ricavo, guadagno, a tanta gente che va a lavorare, a tanti artigiani, a tanti imprenditori, a tanta gente che va a fare la stagione nelle nostre spiagge o in montagna. Ecco, noi siamo in una zona balneare, per cui sappiamo bene in regione anche cosa significa il turismo e cosa significa la mancanza di tranquillità economica. Qua vediamo come possiamo adoperarci nei consigli al governo, perché siamo un po' tutti critici con questo governo, siamo un po' tutti critici dal fatto che consulenti su consulenti, i ministri non si capisce che funzione abbiano più. Comunque dobbiamo pensare che non è ancora il caso di intavolare diatribe politiche. Siamo in emergenza e cerchiamo di saltarne fuori nel miglior modo possibile, a partire dalla salute. Dopodiché ci si leccherà le ferite. Purtroppo anche sì, ci si leccherà le ferite, ma soprattutto si cercherà di ripartire. Ecco, ai veneti va fatto un plauso, perché si vede che sono ligi alle consegne, si vede la gente che gira con le mascherine o con la bocca coperta, gira dentro per i negozi tenendo la opportuna distanza, e quindi va fatto un plauso. Io dico, continuiamo così come direttive d'ordine sanitario. Vediamo nel frattempo la politica che risposte ci dà. Noi abbiamo il nostro governatore che è in prima linea, è come si legge molto 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 considerato. Ecco, io mi appoggerei sempre più a questo modo di fare, perché è il modo di fare che ha dato lezione un po' dappertutto, dappertutto anche nel mondo. E a Sacile l'Unione fa la forza, amministrazione comunale chiede l'aiuto ai volontari della protezione civile al 7° reggimento trasmissioni. Qua rappresentato in questo video messaggio dal colonnello Nicola Ragno, ci saranno delle operazioni di pulizia e sanificazione delle strade. Non vi anticipo nulla, sentite però il colonnello in questo video messaggio. A carattere generale ritengo giusto evidenziare come sin dall'inizio dell'emergenza le forze armate, e quindi tutta la difesa, sono costantemente impegnate a concorrere con tutte le energie a disposizione nell'ambito del sistema paese, al fine di fornire quotidianamente risposte concrete ed efficaci ad un'emergenza sanitaria che purtroppo ha coinvolto tutta la nazione ed ha modificato radicalmente lo stile di vita e le abitudini di tutti noi italiani. In quest'ottica il 7° Reggimento Trasmissioni, che è un reggimento alle dirette dipendenze del Comando Trasmissioni, quale comando specialistico delle forze operative terrestri di supporto, ha prontamente risposto alla richiesta del Comune di Sacile di affiancare il gruppo comunale della protezione civile nelle azioni destinate al sostegno della popolazione, a premessa della cosiddetta fase 2 della gestione dell'emergenza sanitaria. L'intervento sarà quindi condotto in stretta sinergia con la Protezione Civile e si concretizzerà nelle attività di igienizzazione delle aree pubbliche maggiormente frequentate dai cittadini sacilesi, aree e luoghi individuati dalle autorità civili quali prioritari per la salvaguardia della salute pubblica. In particolare l'igienizzazione di questi luoghi avverrà mediante l'impiego di 3 team specialistici di disinfettori dell'esercito, forniti dal reparto comando delle forze operative terrestri di supporto di Verona, dal reggimento logistico della brigata Riete di Maniago e dal reggimento logistico della brigata Pozzolo del Friuli di Remanzacco, per una copertura di un'area di intervento di circa 30 km. Gli assetti saranno tutti dotati di atomizzatori di grande capacità, con cannoni e lance, con i quali, mediante la nebulizzazione di una miscela di acqua e detergente ammoniacale a bassa concentrazione, siamo nell'ordine di una diluizione che va dallo 0,2 all'1%, giungerà al suolo per caduta, provocando un'azione denaturante della struttura proteica del virus eventualmente presente, abbinata ad un'azione detergente.
È importante sottolineare come tutto il personale altamente specializzato opererà in massima sicurezza e sarà dotato dei dispositivi di protezione individuale e dei presidi sanitari previsti, e che questa tipologia di intervento sarà condotta nel pieno rispetto delle raccomandazioni del rapporto dell'Istituto Superiore di Sanità numero 7 dello scorso 29 marzo, quindi riducendo al minimo l'impatto ambientale. Inoltre, tutte le attività dei team di disinfettori saranno coordinate e supervisionate da un ufficiale consulente veterinario e igienista, il quale, al termine, rilascerà un'apposita certificazione sanitaria di avvenuta igienizzazione. Tutto questo a testimonianza, ancora una volta, di come l'Esercito stia operando con tutte le forze al servizio dell'intera comunità nazionale, mettendo in campo la professionalità, lo spirito di sacrificio, l'impegno e la generosità che caratterizzano gli uomini e le donne in uniforme per gestire questa grave crisi, la più grande dal dopoguerra. E il 7° Reggimento Trasmissioni, che ho l'onore di guidare da qualche tempo, con questa attività a favore della città di Sacile testimonia ancora una volta i forti e consolidati legami con le istituzioni locali e con i cittadini della città di Ventina. Legami che risalgono al 1976, anno in cui il reparto dei trasmettitori si è insediato nella caserma Scipio Slataper di via Fasanna. Continuiamo a parlare di Sacile nel comunicato, nelle parole affidate al suo sindaco, Carlo Spagnol. Bentrovati, come di consueto, alcuni aggiornamenti dalla città di Sacile. Iniziamo dalle riaperture. Con la prossima settimana riapriranno i mercati cittadini. Il martedì il mercato Agrizero e il giovedì quello classico settimanale, con alcune limitazioni legate alle disposizioni di legge, le perimetrazioni, gli accessi, le uscite e anche le aree occupate. Il mercato settimanale, infatti, nella sua forma ridimensionata, occuperà la sola Piazza del Popolo, Piazzetta Manin e via Cavour per le categorie merceologiche alle quali è consentito appunto essere presenti. I parchi riapriranno dalla giornata di lunedì prossimo, naturalmente sarà consentito l'utilizzo delle aree verdi senza la possibilità di accedere alle aree gioco, evitando gli assembramenti. I cimiteri invece riaprono dalla giornata di oggi. Un'informazione per quanto riguarda il conferimento adesso dei rifiuti in Piazzola Ecologica. Sono attive già da qualche giorno le prenotazioni al numero che adesso nuovamente ricordo, che è lo 0434 787 196. Qualche piccolo problema di presa della linea c'è stato in questi giorni, con lunedì contiamo di superare anche questa difficoltà. Infine, ma non meno importante, un tema che è sentito da molti: la pulizia e l'igienizzazione della città per prepararci alla fase 2. Ho fatto richiesta e ho ottenuto la grande disponibilità del 7° Reggimento Trasmissioni, la caserma Slataper di Sacile, che con il suo comandante, il colonnello Nicola Ragno, hanno dato piena disponibilità di mezzi e di uomini per collaborare alla pulizia e all'igienizzazione della città, delle principali vie e delle aree maggiormente frequentate non solo nel centro ma anche nelle frazioni, nella giornata di domenica prossima, domenica 3 maggio. Quindi la città sarà impegnata da queste attività. Chiediamo anche qui la collaborazione della comunità per far sì che avvengano nel modo migliore. Ci prepariamo quindi a una fase di pulizia intensa e profonda della maggior parte delle vie, delle aree pubbliche, dei portici, davanti ai supermercati e alle farmacie, per rendere la città ancora più sicura. E quindi un doveroso e sincero ringraziamento all'Esercito e alla Protezione Civile, che insieme collaboreranno in questa importante iniziativa. Concludo dicendo un'ultima cosa, riguarda alla difficoltà che stanno attraversando in molti, in particolare le imprese, le attività commerciali anche della città, i nostri negozi. Ecco, c'è la massima vicinanza e la massima solidarietà in questo momento di grande difficoltà. Da parte nostra stiamo mettendo in atto tutti gli strumenti e tutte le misure per poter essere loro d'aiuto, anche valutando eventuali azioni verso un decreto che penalizza fortemente questa categoria in modo, io ritengo, anche spesso ingiusto. Con la fase 2 ormai alle porte, si sta pensando a come convivere con il virus. Una risposta arriva da uno studio dell'azienda sanitaria Friuli Centrale effettuato sul caso Re Manzacco. Test mirati e screening agli asintomatici potrebbero essere la soluzione.
Come interrompere la catena epidemiologica del coronavirus? A quanto pare, uno studio effettuato dall'Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale conferma che effettuare tamponi a tutte le persone, anche se asintomatiche, entrate in contatto con un contagiato Covid-19, è uno dei metodi più efficaci per bloccare il contagio. Il caso oggetto di studio è stato il comune di Remanzacco, in provincia di Udine, dove a fine febbraio si era acceso uno dei primi focolai della regione. Lo studio, pubblicato sulla rivista europea di malattie infettive, firmato da Francesca Valent, Olinda Gallo, Elena Mazzolini, Corrado Pippano, Assunta Sartor, Maria Merelli, Giulia Bontempo, Stefania Marzinotto, Francesco Curcio e Carlo Tascini, raccoglie i risultati dei tamponi effettuati a 18 persone, di cui 9, ovvero il 50%, erano asintomatiche al momento dell'analisi positiva. In occasione dello studio sono stati monitorati familiari e colleghi delle persone contagiate, per mettere in evidenza che attraverso il monitoraggio con l'analisi dei tamponi e i contatti dei contagiati potrebbe evitare la ripresa della diffusione del virus. Il caso di Remanzacco offre più di qualche risposta, a iniziare dal fatto che rispetto alla tesi dei tamponi per tutti è preferibile seguire le indicazioni dell'Organizzazione Mondiale della Sanità e indirizzare il monitoraggio verso le persone che sono entrate in contatto con i contagiati. Un altro modo per dire che le piccole epidemie avvengono all'interno dei nuclei familiari e nei luoghi di lavoro, e per questo, nel piccolo comune di Remanzacco, avendo individuato i contatti stretti con i casi certi, la diffusione del virus all'interno del paese è stata tempestivamente bloccata. L'importante, quindi, è stato effettuare tamponi anche agli asintomatici, impedendo così contatti che avrebbero allargato la maglia del contagio. I risvolti dello studio valgono ovviamente anche per la fase 2, quella cosiddetta di convivenza con il virus. Se sono identificati e tracciati nuovi focolai di contagio e se vengono effettuati test diagnostici mirati, sarà più semplice contenere la diffusione del virus e tenere le terapie intensive libere. Lo screening dei contatti asintomatici comporta un impegno da parte dei dipartimenti di prevenzione che può essere messo in atto solo in quei casi in cui la diffusione del virus è modesta. Ecco perché, spiegano gli esperti, per la fase 2 è necessario che i contagi siano sotto controllo. Torna anche Monsignor Angelo Santarossa, lo sentiamo in questo video messaggio. Buonasera, come vedete oggi è festa grande, no, non per tutti, ma per quelli soprattutto che lavorano, e quindi dovremmo ricordarci di un detto antico che la nostra gente aveva ben capito: il lavoro nobilita l'uomo. Qualcuno aggiungeva un altro commento che non dico pubblicamente, ma il lavoro nobilita l'uomo. E la prima articola della nostra Costituzione democratica dice che la Repubblica è fondata sul lavoro. E qui mi verrebbe voglia di domandarci perché chi ci governa non ha capito che dopo la crisi dovuta all'epidemia bisognava immediatamente prevedere la crisi economica. E perché crisi economica è? È la crisi di lavoro. Ci sono 6 milioni, dicono, di italiani disoccupati. E quando uno è disoccupato non risolve nessun problema, non produce nulla, non guadagna nulla e non può spendere nulla. Quindi bisogna assolutamente che chi ci governa faccia in modo che chi ha delle attività e chi ha la voglia di lavorare. E qui, tra parentesi, gli italiani, soprattutto certi italiani, e spererei di tutta Italia, ma certamente delle regioni più produttive, che sono quelle del nord, hanno voglia di lavorare, sono pronti per lavorare anche rispettando tutte le condizioni per evitare contagi, eccetera. Perché non li facciamo lavorare tutti? Perché aspettiamo? Se non si lavora non si guadagna, se non si guadagna non si spende. Allora cosa facciamo? Un popolo di 6.000 poveri che bisogna solo assistere, nel senso che bisogna dargli i soldi per comprare il pane e il latte? Credo che bisogna veramente preoccuparsi, perché sennò che festa del lavoro è, che festa dei lavoratori è oggi, se noi non diamo a chi ha voglia di lavorare, e ho detto sono in tanti che hanno voglia di lavorare, la possibilità di aprire le loro attività, di lavorare e di dar lavoro agli altri, perché il lavoro non lo dà lo Stato, lo danno gli artigiani, lo danno gli industriali, lo danno i coltivatori, cioè li danno chi, lo dà chi ha bisogno di mano d'opera per mandare avanti le sue attività. Allora, se vogliamo fare festa, oggi, stasera, ma non solo,
e ricordare quello che ho detto all'inizio, che il lavoro nobilita la persona e non è tanto il tipo del lavoro che nobilita la persona. Il lavoro viene nobilitato dalla persona che lo compie. Faccio un esempio perché ne vivo l'esperienza. In Italia ci sono centinaia di migliaia di badanti, mai nessuno si è ricordato di dire che il lavoro che fanno loro, che ahimè non fanno quasi mai le italiane, è preziosissimo. Perché? Perché danno assistenza alle persone anziane, alle persone invalide, alle persone che hanno bisogno di assistenza. E quindi io vorrei che facessero festa oggi soprattutto le badanti e le assistenti familiari. E sarebbe anche ora che lo ricordassimo con un po' di riconoscenza. Grazie, buona cena. E poi c'è anche Alessandra Marchi, avvocato animalista, ci parla di un orso. State ad ascoltare perché è anche una storia nel suo piccolo molto simpatica. Cari amici, in questi giorni ci è giunta la triste notizia della cattura dell'orso M49, l'orso più ricercato d'Italia. In un momento come questo, in cui stiamo realizzando che cosa significhi essere privati della libertà, possiamo solo immaginare cosa provino gli animali costretti a vivere a vita dietro le sbarre. Quanto è accaduto ad M49 è una vergogna, è un'inutile crudeltà nei confronti di un animale che amava la libertà e la difendeva durante una fuga che è durata per ben 9 mesi. Ora M49 è rinchiuso in una prigione, la stessa dalla quale peraltro è fuggito nel luglio del 2019, e con un impiego massiccio di forze e di uomini che forse in questo momento potevano essere utilizzati altrove, si è deciso di privare della libertà un animale che amava gli spazi aperti e che ha percorso centinaia di chilometri senza aver mai costituito pericolo per l'uomo. Questa prigionia dell'orso è l'effetto di una politica incapace di garantire, come avviene in altre zone d'Italia ed Europa, una corretta convivenza tra uomini e animali. E se pensiamo che addirittura per l'orso si è chiesto ed ottenuto il ripopolamento con dispendio di risorse pubbliche. Il posto quindi di M49 è nei boschi e non in una struttura detentiva. In questo momento è in atto una notevole, per fortuna, mobilitazione di forze affinché ad M49 venga restituita quella libertà ingiustamente tolta, anche perché il luogo in cui è attualmente detenuto non costituisce certo una detenzione compatibile con quelle che sono le sue caratteristiche etologiche, e in tal caso è evidente che viene integrata la fattispecie penale del reato di maltrattamento di animali. Coronavirus, gli ospedali veneti si riorganizzano per la riapertura delle attività sanitarie ordinarie sospese nella fase più acuta dell'epidemia. Anche a Portogruaro è pronta la riorganizzazione. Abbiamo intervistato allora il direttore della chirurgia, Francesco Fidanza. Gli ospedali veneti, pur mantenendo attiva tutta l'organizzazione anti-coronavirus, si riorganizzano per la riapertura delle attività sanitarie ordinarie sospese nella fase più acuta dell'epidemia. Lo fanno sulla base di un articolato documento di linee di indirizzo che determinano modalità, percorsi e precauzioni per il riavvio delle attività di cura e diagnosi. La ripartenza dei vari servizi avverrà dal 4 maggio. Si tratta di un vero e proprio vademecum per ripartire in tutta sicurezza con le attività negli ospedali pubblici e privati convenzionati. A Portogruaro, parlando di chirurgia, l'attività non è mai stata interrotta, privilegiando, come da indicazioni, gli interventi indifferibili ed urgenza. Buongiorno, mi presento, per cui tolgo solo un attimo la mascherina e me la rimetto subito. Sono il dottor Fidanza, direttore del dipartimento chirurgico dell'ASL 4 ospedale di Portogruaro. E rimettiamoci anche se la distanza è adeguata.
per l'intervista. Noi, come mi è stato chiesto, abbiamo fatto un pochettino il bilancio di questa, della situazione di questo periodo passato in era di Covid-19. Nel nostro blocco operatorio abbiamo chiaramente diminuito l'attività chirurgica seguendo le indicazioni regionali, per cui soltanto pazienti d'urgenza e solo pazienti oncologici o in classe A pazienti non con patologie oncologiche però indifferibili. E le sale sono state ridotte anche per permettere l'attivazione dell'ospedale Covid a Jesolo, e che aveva bisogno di parecchio personale. In questo momento siamo in procinto di ricominciare l'attività quasi a regime completo e tutte le unità operative, per cui chirurgia, ortopedia, urologia, otorinolaringoiatria, chirurgia vascolare e ginecologia, comunque hanno lavorato in questo periodo. Ovviamente è stato importante mantenere la massima attenzione, la sicurezza, approfittando dei dispositivi che abbiamo e soprattutto per quei pazienti dove non avevamo la certezza nell'urgenza che fossero negativi ai tamponi. In previsione adesso abbiamo appunto la riattivazione di tutte le sale operatorie e soprattutto abbiamo l'interesse dell'installazione del robot. Era previsto nel nostro blocco operatorio l'installazione del robot Da Vinci per iniziare gli interventi di chirurgia robotica. Andiamo a Trieste perché ci sono novità comunicate in questo videomessaggio dal sindaco della città Giuliana Roberto Di Piazza, che dice aboliamo per quest'anno la tassa di occupazione del suolo pubblico per quanto riguarda il comparto degli esercenti e anche stata diminuita la Tari. Cari concittadini, facciamo il punto per quanto riguarda Trieste. Allora, se posso dirvi quello che avrei fatto, io avrei fatto commissari i quattro sindaci dei quattro capoluoghi della regione Friuli Venezia Giulia con a capo Massimiliano Federica, presidente della regione. Se avessimo fatto in tutte le regioni così, probabilmente non saremmo in queste condizioni. Ma tant'è, questa è la situazione e questa affrontiamo. Allora, il comune di Trieste aveva spostato a settembre il pagamento della tassa di occupazione di suolo pubblico e la Tari, la tassa sulla spazzatura, spostata a settembre. Adesso stiamo facendo qualcosa di molto più concreto. La tassa di occupazione di suolo pubblico sparisce, cioè per quest'anno non pagherà nulla nessuno. Poi abbiamo il problema della Tari, adesso sentiremo anche le categorie. Ho incontrato oggi la FIPE con la Federica Suban, con Vesnaver, con Fagiotto. Adesso ho incontrato questa mattina anche gli architetti, cerchiamo di far ripartire quanti più cantieri possibili. Comunque, tornando al problema della Tari, da 14 milioni andremo circa a 6, adesso vi do a spanne. Queste sono cose molto importanti perché conto di far ripartire la città quanto prima. Poi naturalmente in settembre avremo le grandi manifestazioni, ASOF, Link, Next, la Barcolana. Poi arriveremo a Natale, insomma cerchiamo tutti insieme di lavorare perché la città riparta. Oggi abbiamo dato una dimostrazione molto importante nei confronti delle categorie perché gli andiamo incontro, ripeto, tolta la tassa di suolo pubblico e abbassata la Tari in maniera oltre il 50% della Tari, credo che queste sono delle buone basi per ripartire tutti assieme. In questo momento dobbiamo lavorare tutti assieme per far ripartire la città. Niente baruffe, niente contrapposizione, niente chiavi al sindaco, riapriamo i negozi, non consegnate le chiavi al sindaco. Dal sindaco di Trieste, Achetti Fogliano, onorevole deputata della Lega, ci racconta la giornata oggi alla Camera. Mi sono messa qui un posto isolato così posso stare senza mascherina. Abbiamo appena sentito l'informativa di Conte in aula, è veramente scandaloso. In questo discorso che ha fatto per più di un'ora non ha detto assolutamente nulla, il nulla totale.
È veramente amareggiante questa cosa. Ci sono le persone disperate, persone che minacciano di suicidarsi, aziende che stanno chiudendo, bambini che non sappiamo dove rimettere da lunedì quando le aziende riaprono, per i genitori che non sanno come fare visto che non possono utilizzare i nonni. È veramente una situazione disperata in tutti i campi, in tutti i settori. E noi abbiamo sentito un discorso di un Presidente del Consiglio che praticamente ha detto il nulla totale. Noi continuiamo ad occupare il Parlamento finché non avremo risposte concrete. Dimenticati ed esclusi da qualsiasi comunicazione ufficiale sono i bambini e i ragazzi e le famiglie a cui appartengono. Da ieri è online una petizione che riguarda il comune di Udine, dove genitori, educatori e ragazzi fanno delle richieste ben precise affinché non ci si dimentichi di loro, soprattutto in vista di quest'estate. Attiva da poche ore la petizione online indirizzata al sindaco di Udine Pietro Fontanini per tutti i bambini e i ragazzi che stanno sopportando in questa emergenza sanitaria gravi condizioni in termini di distanziamento sociale e relazionale ha già quasi raggiunto quota 1000 adesioni. Bambini e ragazzi non stanno andando più a scuola, non possono più giocare con i propri amici, non possono svolgere attività fisica e stanno vivendo isolati da molto tempo ormai, ma il loro punto di vista non è mai stato ascoltato né preso in considerazione, né dallo Stato né tantomeno dal comune di Udine. A Udine sono infatti circa 15.000 e ci si dimentica troppo spesso che sono cittadini con pieni diritti e doveri. Oltre alla criticità attuale, si dovrà poi fare conti con quanto succederà durante l'estate. Molti genitori hanno dovuto infatti utilizzare le ferie nelle prime settimane di emergenza e le misure previste dal governo, come congedi parentali e voucher per babysitter, non sono sufficienti a coprire le esigenze di chi dovrà riprendere le attività lavorative dal 4 maggio. Le scuole non riapriranno prima di settembre, quindi la petizione chiede espliciti servizi alla nostra città. I firmatari chiedono pertanto che l'amministrazione comunale di Udine, nel pieno rispetto delle disposizioni sanitarie di sicurezza, si attivi da subito per progettare, con un gruppo di esperti di settore, l'apertura di servizi che diano risposta a questi bisogni urgenti, come ad esempio i nidi, i doposcuola, i centri estivi, ma anche le attività sportive e culturali per i ragazzi più grandi. Chiederò poi che il Comune metta a disposizione per tale scopo i suoi spazi, come ad esempio parchi, edifici scolastici, biblioteche, ludoteche, e che predisponga, in collaborazione con le associazioni disponibili e con le scuole, un piano di attività di volontariato che preveda la partecipazione attiva dei ragazzi delle secondarie di secondo grado in favore della popolazione più fragile della città. Inoltre viene richiesto anche che si effettui subito una ricognizione degli spazi aggiuntivi da mettere a disposizione delle scuole che a settembre riapriranno con necessità di maggiori spazi. A farsi portavoce di questa petizione all'interno del Consiglio Comunale di Udine è il consigliere di Progetto Innovare Federico Pirone. Il momento che tutti stiamo vivendo è molto difficile, ma c'è una categoria che è stata ignorata. Si tratta dei bambini e dei ragazzi della nostra città e del nostro paese, che stanno vivendo una situazione molto molto complicata dal punto di vista educativo, dal punto di vista psicologico e dal punto di vista della loro socialità, senza scuola, senza attività sportive, attività culturali. Alcune famiglie, sono tantissime, hanno lanciato un appello proprio per sottolineare l'importanza di questo problema. Noi chiediamo che l'amministrazione comunale non alzi le mani, non rimanga inerte e dia invece una risposta a questo bisogno. Abbiamo chiesto la convocazione di una commissione dedicata e presenteremo delle proposte che vanno dall'attivare un tavolo di coprogettazione con gli enti del terzo settore per chiedere che tutta una serie di servizi dedicati ai bambini e ai ragazzi sia riattivato nelle forme ovviamente rispettose del tempo che stiamo, della situazione difficile che stiamo vivendo dal punto di vista sanitario. Quindi centri estivi, dopo scuola, asili, tutte attività che sono fondamentali per riattivare la socialità, lo stare insieme, per non far sentire più i bambini e i ragazzi soli. Chiediamo però di non arrivare anche alla riapertura delle scuole a settembre impreparati.
Va fatta da subito una ricognizione degli spazi disponibili e vanno valutate eventuali spazi alternativi per consentire una ripresa dell'anno scolastico 2020 nelle migliori condizioni di sicurezza. Siamo dalla parte delle famiglie e intendiamo sostenere questo bisogno affinché Udine torni a essere, pur nell'emergenza, una città dalla parte dei bambini e dalla parte delle loro famiglie. Torna anche Sara Moretto, deputata di Italia Viva, riaperture di estetiste e parrucchieri. Sentiamo cosa ci dice in questo video messaggio. Italia Viva, fin dall'inizio di aprile, sostiene che sia necessario programmare la riapertura. I cittadini hanno bisogno di capire con chiarezza come possono muoversi, come potranno andare a lavorare, quando riapriranno i servizi e i negozi. Non possiamo proseguire con DPCM settimanali. Per questo, ad esempio, credo che sia necessario chiarire fin da subito anche le norme relative agli spostamenti contenuti nell'ultimo provvedimento del governo. Deve essere consentito il ricongiungimento familiare anche fuori regione, ovviamente con tutte le misure di sicurezza. Dall'altro, è necessario chiarire quando apriranno alcune attività commerciali, come parrucchieri e estetiste che non possono attendere giugno, oppure la stagione estiva e balneare. I nostri stabilimenti hanno bisogno di sapere quando si aprirà e soprattutto come, con quali protocolli. È ora di agire subito. Ripartito oggi a Portogruaro il mercato cittadino con misure di sicurezza, distanziamenti e mascherine. Allora sentiamo il comunicato di Maria Teresa Senatore, la sindaca. È ripartito oggi, con tutte le precauzioni del caso, il mercato settimanale del giovedì mattina a Portogruaro, che ha ospitato nella stessa giornata anche quello degli agricoltori, solitamente in programma il mercoledì. Il Comune, nel rispetto delle disposizioni governative e regionali vigenti, ha previsto la vendita di generi alimentari, prodotti florovivaistici, abbigliamento e scarpe per bambini. Il pubblico ha potuto accedere da via Seminario all'angolo di via Roma, con l'unica uscita posta sempre su via del Seminario, presso Torre Sant'Agnese. La perimetrazione e l'accesso all'area sono stati garantiti dall'impiego di transenne e separazioni interne, laddove previste mediante l'utilizzo di nastri bicolore, presenti a supporto della polizia locale, i volontari della Proloco e quelli della protezione civile. Nelle aree di vendita all'aperto, con prelievo o meno dei prodotti da parte dei compratori, tutti i presenti hanno dovuto rispettare le misure di distanziamento e l'utilizzo di guanti e mascherine. Bisogna però iniziare con il piede giusto, con le tutele necessarie, in modo che un inizio non preveda già una fine. Tutti i dirigenti comunali, il comandante di polizia locale con tutti gli agenti sono riusciti a studiare un percorso virtuoso per arrivare ad un'apertura che noi speriamo possa diventare più consistente nel numero nei prossimi tempi, a seguito speriamo di ordinanze che ci consentano di farlo, perché non è nelle possibilità del comune dire si apre o non si apre. Certo. Il comune mette in atto delle norme. Ebbene, il gruppo di lavoro del comune di Portogruaro ha predisposto un piano concreto, un piano reale che consenta la tutela delle persone che usufruiscono del servizio del mercato. Ma permettetemi di ricordare i volontari di protezione civile che sono presenti all'ingresso e all'uscita di questo spazio di mercato per consentire il corretto accesso delle persone, per limitare il numero, per garantire che tutti entrino con mascherina e guanti. I volontari delle Proloco per aiutare chiunque fosse in difficoltà nel seguire le norme. Questa mattina ho avuto modo di recarmi presso i vari banchi del mercato, ho incontrato tutti gli esercenti presenti e ho notato una grande volontà di ripartire, una grande voglia di esserci. Molti di loro mi hanno rappresentato le difficoltà che purtroppo conosciamo molto bene, perché tenere ferma un'azienda per oltre 2 mesi senza introiti con spese capiamo bene che sia una grandissima volontà, ma la voglia è di fare, la voglia è di guardare avanti, la voglia è quella di ripartire. Lui invece è Stefano Boscariol, il giornalista, l'aggiornamento quotidiano su tante questioni. Buonasera cari amici telespettatori, il nostro settimanale appuntamento è prima della festa del 1° maggio. Facciamo un po' di considerazioni, no, settimanali
su questo momento che stiamo attraversando. Credo che, come già detto altre volte, sia ben chiaro che c'è un senso di paura enorme. Se prima avevamo la paura della malattia che tuttora rimane, come si vede dal comportamento umano, adesso si ripercuote sull'aspetto finanziario. Prima di andare a monte ci sarebbero tante cose da dire, ma io credo che questa sia una fase della nostra epoca antropologica che sancirà un nuovo rinascimento, un nuovo cambiamento, perché lo si vede dall'atteggiamento anche, il comportamento delle persone quotidianamente e da questo senso di grande incertezza che ci invade. Non sono io certo colui che sarà la bacchetta magica per dare delle opinioni competenti, cercherò con il mio solito buon cerco col mio buon senso di dare un aiuto, insomma, per quanto mi riguarda, per quanto sento le persone che contatto e che si rivolgono a me per un confronto quotidiano, anche per tenere un po' alta l'entusiasmo per questa vita che pian piano a lungo andare si sta un po' sta perdendo un po' di entusiasmo anche da parte di molte persone di qualsiasi categoria. Però mi permetto di fare una considerazione: se la nostra vita deve essere scandita dal numero del contagio, d'ora in poi sarà il contagio che deciderà cosa dobbiamo fare e cosa non dobbiamo fare, lo trovo quantomeno preoccupante. Poi stiamo parlando di un virus a livello mondiale, ovviamente, nessuno lo nega, lasciamo stare come, per cosa, eccetera, anche lì ci sono tante cose che vengono fuori. Un virus che tutto sommato in Italia ha fatto 100.000 e più contagiati. Ne sono guariti quasi 60.000 e vabbè, ci sono stati 20.000 morti, che vorrei vedere in queste morti se sono state inserite le morti con coronavirus o per coronavirus. Quindi, se la nostra vita deve essere sancita da questo tipo di analisi che il governo sta facendo anche per il futuro, mettendo già le mani avanti, riapriremo se e richiuderemo se il contagio, eccetera, credo sia piuttosto preoccupante e sia piuttosto poco professionale, poco rispettoso della gente che sta soffrendo. Questo, ripeto, è il mio modesto parere e cerco di condirlo in questo poco tempo che ho perché meriterebbero approfondimenti più vasti e anche con più contrasti e anche con più diversità di opinioni da parte della gente che ci ascolta. Cosa posso dire? Posso dire che anche il ministro Boccia, che ha espresso un'opinione riguardo all'atteggiamento delle regioni e dei vari governatori, io invece penso che ogni regione abbia la possibilità di governarsi a seconda appunto di questo contagio. Non tutte le regioni sono uguali e non tutti devono sottostare ai regolamenti, perché c'è poi anche l'aspetto non solo psicologico, ma anche economico, senza trascurare quello salutare. Vi saluto e vi auguro una festa il 1º maggio, a risentirci con Stefano Boscarol. Grazie a voi. Buongiorno direttore. Le invio una foto fatta sul sito dell'INPS alcuni giorni fa. Trattasi della domanda per indennità Covid-19 di 600 euro. Come può vedere, la domanda è stata fatta il 3 aprile, protocollata l'11 aprile e oggi 30 aprile è ancora in attesa di esito. Mi piacerebbe proprio sapere quando verranno erogati i famosi 600 euro. Ah, mi scusi, direttore, forse è meglio se lo chiedo al nostro caro ministro Gualtieri, che aveva promesso per tutti il pagamento entro il 17 aprile. Considerato che oggi siamo il 30 e che adesso ci sono 3 giorni di festa, sicuramente fino al 4 maggio non se ne parla. È mai possibile? Con cordialità, un suo ammiratore, Aris Bertoi, ha avuto anche il coraggio di firmarsi rispetto magari a tanti altri che si trincerano dietro l'anonimato, ma questo è un altro paio di maniche. La riflessione è spontanea, caro amico Aris. Purtroppo siamo in un paese in cui si dicono tante cose e poi si fa meno della metà o un terzo di quelle che si promettono. E non bisogna prendere per i fondelli le persone, perché le persone stanno esaurendo la pazienza. E lo dico soprattutto perché quotidianamente io tasto la realtà, il polso della situazione. Abbiamo visto la frustrazione dei commercianti, di imprenditori. Si stima che il 30-40% di loro tra qualche giorno non riaprirà più, perché non avrà più le risorse, non avrà più i cash, non avrà più neanche la mente per
riaprire di nuovo le serrande del proprio negozio. Non mi meraviglio che tante persone non abbiano ancora ricevuto i famosi 600 euro, perché si tergiversa, si cerca magari di esasperare le persone. Andate a vedere cosa fanno in altri paesi come la Germania, come la Svizzera e come altri paesi per tanti versi molto più civili rispetto al nostro. È stato direttamente lo Stato, senza magari fare il valzer, il passaggio per le banche, a buttare nel conto corrente di liberi professionisti, artigiani, parrucchieri, estetiste, baristi, ristoratori, dai 3 ai 15 mila euro subito, subito, senza interessi da applicare. Questi sono effettivamente i comportamenti virtuosi. Paesi che magari sotto altri punti di vista non ci danno nessun tipo di consiglio, dobbiamo prendere le distanze, ma su questo, quando c'è da aiutare i propri cittadini, coloro che magari per anni hanno versato i contributi e che adesso si trovano in difficoltà, questi sono gli esempi virtuosi. Quindi, tornando al discorso di Aris, sì, non è l'unico, non sei l'unico Aris che si trova in questa situazione. Ci sono tante persone che devono ancora vedere l'inizio della cassa integrazione, che hanno in stand-by queste richieste di questi benedetti 600 euro, almeno in questa tranche. Portate pazienza se ce l'avete, so che la situazione è difficilissima. Io mi auguro, spero, davvero ve lo dico da questa emittente televisiva, che con i primi di maggio la situazione possa cambiare, che chi è in attesa ancora, io la chiamo carità, perché con 600 euro non fai un accidente adesso, possano almeno vedere qualche briciolo nel loro conto corrente ormai prosciugato. Andiamo e chiudiamo questa prima parte con Francesca Vaccaro, la nostra dottoressa commercialista, a seguire le previsioni del tempo, un breve break pubblicitario e poi tutte le altre notizie che arriveranno dalla redazione di Udine e da quella del Veneto. Rimanete con noi, la serata proseguirà come sempre all'insegna dell'informazione. Domani è il 1º maggio, non ci saremo con il telegiornale, ma vi proporremo come sempre degli speciali a partire dalle 19, tutti da seguire. L'informazione poi tornerà precisa e puntuale sabato, come sempre, a partire dalle 19. Buona continuazione e soprattutto buon 1º maggio. Bentrovati. In merito alle erogazioni liberali che possono essere fatte per sostenere l'emergenza sanitaria e umanitaria Covid, è stato stabilito dal decreto legge 18 del 2020 del 17 marzo la possibilità per chi appunto desidera sostenere questa causa di beneficiare della detrazione fiscale o deduzione fiscale. Detrazione fiscale nel caso si sia persone fisiche o enti non commerciali non in possesso di partita IVA, quindi non titolari di reddito d'impresa. Oppure, se si è titolari di reddito d'impresa, deduzione. Qual è la differenza? Che la detrazione vuol dire che l'importo della donazione viene decurtato direttamente dall'imposta dovuta, che può essere IRPEF nel caso di persone fisiche o IRES nel caso degli enti non commerciali. Mentre per l'imprenditore la deduzione significa che l'importo dell'erogazione viene a diminuire direttamente il reddito imponibile su quale poi si calcola l'imposta. Bene, c'è una risoluzione dell'Agenzia delle Entrate del 27 aprile che norma dal punto di vista operativo il funzionamento e la possibilità di accedere appunto a questa deduzione e detrazione. E quali sono i chiarimenti che ha fornito l'Agenzia delle Entrate? In sostanza, le erogazioni liberali destinate all'emergenza Covid devono essere fatte con pagamento tracciato, quindi bonifici bancari, bonifici postali, carte di credito, carte di debito e così via. Quindi, oltre a esibire eventualmente la ricevuta del versamento, come può essere anche semplicemente l'estratto conto della carta di credito da cui risulti il pagamento, da questa ricevuta o da questo estratto conto deve risultare il beneficiario. E se non è desumibile da questa ricevuta anche la destinazione a supporto dell'emergenza Covid, è necessario che, oltre alla ricevuta di versamento, ci sia una ricevuta dell'ente beneficiario, il quale attesta effettivamente che la donazione andrà in quella direzione, cioè a supporto delle iniziative a fronte dell'emergenza sanitaria. Oltre a questo, c'è anche la richiesta molto spesso da parte di aggregati collettori, e cioè di crowdfunding piuttosto che di altri enti, onlus, associazioni di categoria e così via, che favoriscono attraverso i loro portali o attraverso la loro notorietà la raccolta fondi. Quando sono queste gli enti o gli intermediari a raccogliere i fondi, anche loro devono rilasciare un'attestazione, sempre se non è visibile dalla ricevuta di pagamento, e devono rilasciare un'attestazione che dimostri appunto la destinazione di questi fondi a supporto dell'emergenza sanitaria.
L'ultima casistica trattata dalla risoluzione è che nel caso di conti correnti dedicati, per esempio nati proprio per l'emergenza Covid, come quelli della protezione civile, che sono nati e dichiaratamente destinati all'emergenza stessa, è sufficiente poter dimostrare dal documento di versamento che è in quella direzione, in quel conto corrente che sono destinati i soldi. Nessun'altra attestazione è necessaria perché è evidente e sottinteso dalla stessa natura del conto corrente. Alla prossima per ulteriori aggiornamenti. Buona serata e ben ritrovati. Condizioni buone stamattina sulla regione con cielo poco nuvoloso, poi pian piano è aumentata la nuvolosità nel pomeriggio. Ci aspettiamo adesso in serata e nella notte delle piogge moderate, abbastanza estese sul territorio, più abbondanti e probabilmente anche temporalesche nel cuore della notte, e specialmente sulle zone orientali. È possibile anche che in quota oltre i 1600 metri questa notte cada un po' di neve. Per quanto riguarda domani mattina, nelle prime ore ancora tempo instabile, poi probabilmente avremo un miglioramento domani 1 maggio, al mattino un cielo anche poco nuvoloso, variabili comunque delle schiarite e nuova probabilità di temporali, però nel pomeriggio e in serata c'è tempo instabile, ci sono ancora dei fronti veloci che passano sulla nostra regione, quindi ci danno un po' appunto di instabilità pomeridiana e serale. Condizioni buone anche sabato al mattino, però anche qua nel pomeriggio probabile sempre variabilità con qualche rovescio, qualche temporale a carattere sparso. Temperature stazionarie, tutto sommato, nella media del periodo. Tempo migliore domenica, cielo in prevalenza sereno, poco nuvoloso, una bella giornata più asciutta e anche più stabile, e quindi condizioni un po' più tranquille. Buona serata a tutti e buon 1 maggio. Gentili telespettatrici, gentili telespettatori, buonasera dalla redazione Friuli, da Giovanni Pacori. Cominciamo subito purtroppo con una notizia molto molto brutta, ci proviene da Remanzacco, dove in una fabbrica che tratta l'acciaio un operaio questa mattina si è ferito in maniera molto grave, trasportato all'ospedale di Udine Santa Maria della Misericordia, gli è stato amputato un braccio. Amputazione del braccio sinistro, rimasto incastrato in un macchinario. E questo l'esito dell'incidente sul lavoro che stamattina ha coinvolto un operaio udinese, classe 1963, alla Farem, fonderia che si trova nel territorio del comune di Remanzacco. Alle 10.20 i carabinieri delle stazioni di Tricesimo e di Remanzacco sono intervenuti nello stabilimento di Via del Torre. Il soggetto colpito ha visto l'arto rimanere incastrato in una macchina operatrice ancora in funzione. Sul posto personale del 118, vigili del fuoco e personale di medicina del lavoro dell'azienda sanitaria di Udine. Il macchinario è stato messo sotto sequestro. Videomessaggio dell'amico Rodolfo Ziberna, sindaco di Gorizia, presente praticamente quotidianamente all'interno del nostro telegiornale. Vediamo di cosa ci parla oggi. Buongiorno studio, buongiorno telespettatori. Un aggiornamento da Gorizia, oggi giovedì 30 aprile. Dopo i nuovi provvedimenti che hanno consentito, io l'ho salutato con soddisfazione e con gioia, anche il take away presso i bar, presso i ristoranti, perciò attraverso una telefonata, attraverso una mail, attraverso un WhatsApp, si prenota il cibo, si prenota il caffè, si prenota la brioche, una persona dovrebbe andare, si reca nell'esercizio, ritira, paga e poi va a consumarlo a casa, va a consumarlo in ufficio, ma rigorosamente non in prossimità dei locali. Ebbene, è accaduto quello che temevamo, cioè gli assembramenti davanti ai bar, assembramenti diffusissimi anche a Gorizia. Perché? Perché la giustificazione è la solita, perché il caffè preso caldo può andare bene, se vado fino a casa o fino in ufficio il caffè si raffredda, la birra si riscalda, eccetera, eccetera. E perciò, quello, come dicevo, quello che temevamo si è accaduto. Ho preso la palla al balzo, lo comunicheremo la prossima settimana, un appello che io faccio al governatore Federica, quello di consentire la consumazione all'aperto, non in piedi in prossimità dell'esercizio, ma rigorosamente seduti davanti a un tavolino a distanza assoluta di sicurezza l'uno dall'altro. In piedi è facile che si provochino questi assembramenti. Seduti a distanza non da un metro, anche un metro e mezzo di distanza l'uno dall'altro, preveniamo, evitiamo quello che sappiamo essere uno dei maggiori rischi di contagio, cioè stare vicino l'uno all'altro. Questo assembramento rigorosamente è vietato. Ecco perché
tra le tante conseguenze, riusciremo anche con questi tavolini di vaccinare, arricchire le nostre città. Io penso, per quanto riguarda Gorizia, vedo una piazza della Vittoria con tanti bar e ristoranti di fronte, avere la possibilità perciò di riempire questa piazza con tavolini, ripeto, a distanza rigorosamente di sicurezza, ma anche via Garibaldi, Piazza Sant'Antonio, anche le periferie. Nella prossima settimana ci vedremo con Confcommercio per fare una proposta anche articolata di come mettere in sicurezza, a quale distanza, quali accorgimenti ovviamente adottare. Il Comune intende, a coloro che già hanno dei tavolini, intende proporre di prendere ulteriore spazio proprio per consentire questa distanza gratuitamente, perciò offerto dal Comune gratuitamente. Chi invece non l'ha ancora fatto, proporremo di utilizzare questa forma, anche perché all'interno abbiamo visto che non può essere consumato. Un'altra invece, una notizia però, una brutta notizia, una notizia che ha lasciato sgomento me, ma lascia sgomenti chiunque, sia chi ha figli, sia chi non ha figli. I carabinieri di Gorizia, coordinati dalla Procura della Repubblica, io ringrazio di cuore, sinceramente, carabinieri e Procura della Repubblica, hanno svolto delle indagini che hanno consentito al giudice dell'indagine preliminare di emettere sei misure cautelari nei confronti di sei afghani, afghani e pakistani, tutti giovani, tra i 22 e i 26 anni, perché in un parco cittadino, precisamente alla Valletta del Corno, che è baricentrica rispetto a tre istituti scolastici, spacciavano droga. E questa è la prima parte. Ma spacciavano droga a ragazzi di 15, 16 e 17 anni. Spacciavano droga a ragazzi di 15, 16 e 17 anni. Non mi interessa la nazionalità. Afghani, pakistani, italiani, francesi, tedeschi, austriaci. Non mi interessa. Giù le mani dai nostri ragazzi. Giù le mani dai nostri giovani. Io mi auguro davvero che ci sia una punizione esemplare per queste persone. E poi chiudo con una. So che di essere diseducativo, so che non lo dovrei dire, ma lo dico. Se fosse necessario per impedire, per prevenire questi reati, in prima persona, a calci nel sedere, fuori dalla città, chi vende droga ai nostri ragazzi. E se mi vogliono querelare per i calci nel sedere, che mi querelino pure. Chiedo scusa per questo finale diseducativo, e per oggi è tutto. Sono positivi al Covid-19, ma escono tranquillamente di casa. Due persone sono state intercettate dalle forze dell'ordine e naturalmente sono state denunciate. Questa è una denuncia penale, non è una sanzione. Poi vedremo nel prossimo servizio anche tutti i numeri dei controlli svoltisi nella giornata di ieri in Friuli Venezia Giulia. Diminuiscono ancora le multe in Friuli Venezia Giulia per spostamenti non autorizzati. Ieri, come riferisce la Prefettura di Trieste, a fronte di 2.995 controlli sulle autocertificazioni, sono state solo 52 le sanzioni. Ma a preoccupare sono stati ben due cittadini che, nonostante fossero positivi al Covid-19 ed in quarantena obbligatoria, sono stati trovati fuori casa. In entrambi i casi è scattata una denuncia. Altre 18 persone sono state denunciate per altri reati. Si conferma decisamente positiva, ma per rispetto alle regole, la situazione degli esercizi commerciali. A fronte di 1.517 verifiche, non è stata riscontrata alcuna irregolarità. Torniamo ad Udine, dove, come dicevamo nel lancio all'inizio del telegiornale, ad Udine ancora parcheggi gratis. Infatti, il comune di Udine ha deciso di prorogare la sosta gratuita sulle strisce blu. Il pagamento del ticket parcheggio nelle aree a raso, cioè nei parcheggi non quelli multipiano, ma nei parcheggi per strada, rimarrà sospeso fino al 17 maggio. E passiamo a un altro servizio, in questo caso dal porto di Trieste, ubriaco verso l'Austria, un camionista è stato trovato all'altezza di Amaro con ben 2,7 grammi di alcol all'interno del proprio corpo. Diretto verso l'Austria, alla guida del suo camion, con un livello di 2,73 grammi di alcol per litro di sangue. Si tratta di un 54enne camionista turco che, alla guida di un auto articolato di 44 tonnellate, è stato sorpreso dalla polstrada di Amaro mentre procedeva zig-zag, mettendo in pericolo gli altri occupanti della direttrice. L'uomo è stato bloccato lungo la A23 all'altezza di Chiusaforte. Il soggetto, una volta fatto scendere dal mezzo,
è apparso subito in evidente stato confusionale, barcollando ed emanando un forte odore di alcol. Il controllo etilometrico ha confermato quanto ipotizzato dai poliziotti. Il veicolo è stato immediatamente sequestrato ed il conducente indagato per il reato di guida in stato di ebbrezza, aggravata dalla professionalità del conducente e dal fatto di condurre un mezzo pesante. Al 54enne è stata poi immediatamente ritirata la patente. Il mezzo era partito dal porto di Trieste. Rimaniamo sui camionisti, sulle persone che fanno questo lavoro che è stato molto molto importante ed è ancora ad oggi molto importante per il rifornimento soprattutto di derrate alimentari nei vari supermercati che ci consentono, nonostante il lockdown, di poter avere a casa tutto ciò che ci serve. Ebbene, questo camionista bulgaro viaggiava con due migranti nascosti nel vano carico. Ad accorgersene è stato un altro camionista, un altro autista, in questo caso friulano, che ha permesso alla Polstrada di fermare il camion. Il servizio. Il 28 aprile mattina il centro operativo autostradale ha emesso una nota di rintraccio per un auto articolato bulgaro che poteva trasportare clandestini. L'informazione è arrivata da un solerte camionista friulano che, guidando il proprio mezzo, aveva notato dei movimenti da una piccola apertura posta sul semirimorchio del camion che lo precedeva. L'attento conducente si è avvicinato il più possibile al veicolo per cercare di capire di che cosa si trattasse e così ha visto la testa di due persone che di certo non avrebbero potuto viaggiare lì. Quindi ha subito contattato la polizia stradale, fornendo tutte le informazioni utili al fermo del mezzo. Pochi minuti dopo, al casello autostradale di Latisana, grazie ad una pattuglia della sottosezione di Palmanova. Il conducente bulgaro, a richiesta dei poliziotti, ha aperto il vano carico del semirimorchio, in fondo al quale, in uno spazio di non più di 25 centimetri, c'erano due giovani uomini di nazionalità afghana. Grazie ad una telefonata con un interprete bulgaro, la pattuglia ha scoperto che il camionista aveva fatto una sosta di 11 ore in territorio sloveno prima di entrare in Italia da un valico a Trieste. Aveva quindi fatto una brevissima sosta in autogrill poco dopo il confine. I due migranti avevano praticato un taglio al telone nella parte superiore per poter respirare e proprio grazie a quella fessura l'autista li ha intravisti. Considerata la fase di emergenza sanitaria, gli agenti hanno chiesto il supporto del personale della questura di Udine per il trasporto in sicurezza dei clandestini. Dopo essere stati visitati dal medico in servizio all'ex caserma Cavarzerani, una volta appurato che non presentavano sintomi legati al Covid-19, sono stati fotosegnalati ed espulsi dal paese, dal momento che intendevano dirigersi in altri stati europei. Hashtag io voglio esserci, a grado flash mob tra magliette e ciabatte. Commercianti, artigiani, lavoratori stagionali ed albergatori il 4 maggio lasceranno un indumento simbolo in piazza Manin davanti alla sede del municipio. Hashtag io voglio esserci. E questo è il nome della manifestazione in programma il 4 maggio a Grado, che vuole portare all'attenzione dell'opinione pubblica e delle istituzioni le difficoltà che stanno vivendo commercianti, artigiani, lavoratori stagionali ed albergatori che operano nel comparto turistico. A partire dalle 10.30 fino alle 17, gli organizzatori del Comitato Turismo, La nostra storia, la nostra economia, noi vogliamo esserci, raccoglieranno in piazza Biagio Marin, davanti al comune, gli indumenti da lavoro che i manifestanti porteranno a simbolo della protesta: camicia, pantalone, ciabatte, scarpe, maglie da bagnino o attrezzi simbolo del loro mestiere. Sarà chiesto ad ognuno di predisporre a corredo dell'indumento un foglio A4 con una frase ad hoc. Gli indumenti saranno disposti a terra su tutta la piazza e dopo le 18.30 saranno ritirati e tutta l'area sarà lasciata in ordine, spiega Renato Bonaldo del comitato organizzatore. In alternativa, si potrà portare una propria foto per essere presenti e vicini agli altri senza alcun rischio. A chi è proprietario di partita IVA, oltre all'indumento da lavoro, chiediamo le chiavi come gesto simbolico che saranno consegnate al sindaco di Grado in segno di protesta, assieme alle richieste al comune, a partire dalla pace fiscale per il 2020. Contemporaneamente, a partire dalle 18, sul gruppo Facebook Io Voglio Esserci,
Invitiamo tutti, prosegue Renato Bonaldo, a postare una foto o un video. L'unica cosa che chiediamo è di non usare parole offensive, ma di farlo sempre in modo educato e composto. Rilanciato in questi giorni su Facebook il video musicale di Ramazzellù featuring Justin Wusu. E si tratta dell'inno dell'Udinese che era uscito all'inizio di quest'anno, ma in questo periodo viene interpretato come un inno alla città di Udine e ai suoi abitanti. Noi siamo di Udine, noi siamo Udine, tanta gente chiusa in casa, sola in solitudine. Questa volta è davvero dura, qualcuno di noi cadrà, ma nessuno verrà lasciato indietro. Vediamo questo bellissimo video musicale. Ramaz, Lu, Justin. Dai palazzi, questa sera sto con i miei fra, con i fra. Allo stadio in curva con gli ultra, con gli ultra. Non la vedo la partita al bar, chiama il VAR. Udinese fa la storia della mia città. Questa sera sto con i miei fra, con i fra. Allo stadio in curva con gli ultra, con gli ultra. Non la vedo la partita al bar, chiama il VAR. Udinese fa la storia della mia città. Udine, 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 yeah. Canta come Udine, Udine, Udine. In casa fuori forza Udine, Udine, Udine. Bianchi e neri come Udine, 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 yeah, 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 yeah. Fine primo tempo, pronti palla al centro. La curva in delirio, sembra di stare a un concerto. Andiamo avanti insieme come facciamo da tempo. Canta insieme a me, alzati, muovi le mani a tempo. Yeah, oh, yeah, oh. Vinci per noi, magica Udinese. Oh, eh, oh. Vinci per noi, yeah. Oh, eh, oh. Vinci per noi, magica Udinese. Oh, eh, oh. Vinci per noi, yeah. Udinese fa la storia della mia città. Udinese fame e gloria fissa in Serie A. Palla in rete dagli spalti, sai già come va. Dallo stadio si alza un corso e chi vincerà. Udinese fa la storia della mia città. Udinese fame e gloria, siamo tutti qua. Palla in rete dagli spalti, sai già come va. Dallo stadio si alza un coro, festa si farà. Questa sera sto con i miei fra, con i fra. Allo stadio in curva con gli ultra, con gli ultra. Non la vedo, l'ho partito al bar, chiama il VAR. Udinese fa la storia della mia città. Questa sera sto con i miei fra, con i fra. Allo stadio in curva con gli ultra, con gli ultra. Non la vedo, la partita al bar, chiama il VAR. Udinese fa la storia della mia città. Udine, 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 yeah. Udine, Udine, Udine. Udine, Udine, Udine. Udine, Udine, Udine. Udine, 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 yeah. Udine, Udine, Udine. Udine, 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 yeah. Udine, Udine, Udine. Anche per questo ultimo giorno di aprile, giovedì 30 aprile, dalla redazione Friuli è tutto. Noi vi auguriamo naturalmente uno splendido primo maggio, una splendida festa del lavoro. Voglio ricordarvi anche domani mattina a partire dalle 11 in diretta su Tele Pordenone la messa dalla Chiesa del Cristo di Pordenone dedicata proprio a tutti i lavoratori organizzata dalla Società Operaia di Pordenone. Ma attenzione perché l'informazione non finisce qua. Prima c'è un piccolo spazio pubblicitario e poi tutte le ultime notizie a cura della redazione Veneto comandata dall'amico Alessio Conforti. Grazie a tutti e buonasera. Un cordiale saluto anche dalla nostra redazione del Veneto, continua l'informazione di Telepordenone, si conferma il calo del coronavirus, la curva continua a scendere, guardando l'ultimo bollettino odierno di Azienda Zero, i ricoverati negli ospedali sono 1126, di cui 114 in terapia intensiva, lo si apprende, come detto, dall'ultima informativa regionale. Su tutto il territorio sono stati diagnosticati ad oggi 17.960
60 casi, 135 in più rispetto a ieri, a fronte di un elevato numero di tamponi, ben 350.000. Aumentano i dimessi che in totale fino ad ora sono 2.607, 108 in più nelle ultime ore, quindi calano i ricoverati e aumentano le persone che escono dagli ospedali. Fase 2, si riapre al più presto il canale dell'Oreca, lo dice Confagricoltura Veneto. In vista della nuova fase, l'ente chiede di accelerare, in presenza di adeguate condizioni di sicurezza, la ripresa delle attività del canale Oreca, di vitale importanza per le aziende vitivinicole del Veneto, che stanno subendo gravi perdite legate alla chiusura di bar, ristoranti, hotel ed enoteche. I dati della filiera vino segnano una perdita del 30% delle vendite per le nostre aziende vitivinicole legate al canale, ha sottolineato Lodovico Giustiniani, presidente di Confagricoltura Veneto. Il rinvio della ripresa delle attività di bar, enoteche e ristoranti sta avendo infatti conseguenze gravissime non solo per gli operatori del settore, ma anche per le migliaia di piccole e medie imprese del comparto vitivinicolo nazionale, già alle prese con un export quasi completamente bloccato. Con 29.192 richieste a oggi, il Veneto è la regione ad aver presentato il maggior numero di domande di cassa integrazione in deroga, dopo la regione Lazio, e la direzione regionale dell'INPS di Venezia è la sede ad aver lavorato a livello regionale il maggior numero di pratiche, al ritmo di 2.800 al giorno. Vara la regione anche il nuovo piano di sicurezza per la riapertura delle attività produttive, un manuale di 10 punti che aiuta l'impresa verso la ripartenza, con un occhio ovviamente tutto dedicato alla sicurezza. Pulizia, decontaminazione e areazione degli ambienti di lavoro, ma anche informazione ai lavoratori e ai frequentatori dell'azienda, limitazione delle occasioni di contatto, rilevazione della temperatura corporea, distanziamento tra le persone, igiene delle mani e delle secrezioni respiratorie, dispositivi di protezione individuale, uso razionale e giustificato dei test di screening, ruolo del medico competente e gestione degli eventuali casi positivi. È il nuovo manuale varato dalla Regione sulla sicurezza sanitaria relativamente alla riapertura delle attività produttive, una misura che arriva dopo aver varato solo ieri le linee guida per il ritorno all'attività ordinaria degli ospedali. Oggi la Regione ha fatto un nuovo passo in avanti per la cosiddetta fase 2 nell'ambito dell'epidemia di coronavirus. È stato infatti definito e inviato a tutte le parti sociali il documento per la riapertura delle attività produttive. Ebbene, il manuale è destinato prioritariamente a tutti i soggetti con ruoli e responsabilità in tema di tutela della salute nei luoghi di lavoro, fornisce indicazioni operative finalizzate a supportare tutte le attività produttive, a garantire misure per la tutela della salute dei lavoratori, sia aziende che non hanno mai sospeso l'attività e sia aziende che si apprestano a ripartire secondo le disposizioni dei provvedimenti governativi. Abbiamo lavorato sodo, ha detto l'assessore alla sanità Manuela Lanzarin, partendo da una prima versione del testo datata 17 aprile, confrontata meticolosamente con le parti sociali fino all'ultimo documento. Dopo aver descritto in sintesi i contenuti del provvedimento, che prevede tra l'altro la figura del Covid manager in ogni azienda, l'assessore Veneto ha riferito due significativi aspetti dell'attività regionale in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Approfondimenti fatti nel corso della redazione di questo manuale, ha svelato, ha fatto parte anche la sperimentazione eseguita e conclusa su 8 aziende padovane per un totale di 1.274 lavoratori coinvolti, e il risultato è stato confortante: solo lo 0,4% di loro è infatti risultato positivo. Un'ulteriore sperimentazione, per la quale abbiamo già ricevuto numerose dichiarazioni di disponibilità, riguarderà infine un gruppo di aziende sparse su tutto il territorio regionale. Nel frattempo è proseguito il lavoro di verifica delle situazioni sul campo da parte degli SPISAL, che sono arrivati a controllare 7.576 aziende per un totale di circa 291.000 lavoratori, con esiti più che confortanti.
Non spostiamo l'attenzione dall'emergenza sanitaria, il Veneto non può permettersi un nuovo lockdown, lo dice la consigliera regionale del Movimento 5 Stelle Erika Baldin, che sostanzialmente discute del tema relativo a questa fase 2, con questo quasi liberi tutti che vediamo nelle nostre strade, anche il Veneto può correre il rischio che ha corso e che sta correndo la Germania. Il governo deve certamente migliorare l'efficacia dei suoi interventi, come è urgente e innegabile sul versante del turismo, ma alla regione chiediamo coesione e unità di intenti. In Veneto orientale intanto c'è condivisione da parte dei sindaci sul sostegno agli imprenditori del territorio dopo le ultime proteste delle scorse sere. Sentiamo. In questa fase di particolare complessità legata alla riapertura delle attività produttive, i 22 sindaci del Veneto orientale, area nord-orientale della città metropolitana di Venezia, manifestano e ribadiscono tutta la loro vicinanza alle attività produttive ed economiche, agli imprenditori e al relativo personale, rivolgendo il loro sostegno alle categorie che non sono ancora state messe nella condizione di riaprire le attività, come artigiani, commercianti, estetiche, parrucchieri, bar e ristoranti, in mondo della scuola, del turismo e della cultura, così come molti altri ancora. I sindaci sono vicini agli imprenditori sostenendo le corrette aspettative per la riapertura delle attività con i dovuti protocolli e con date certe ravvicinate di riapertura. È necessario, affermano i sindaci, che le attività vengano messe nelle condizioni di riprendere a lavorare. C'è inoltre molta comprensione riguardo lo stato di incertezza e di inquietudine e le manifestazioni in piazza che singolarmente e in gruppi si stanno promuovendo. Tuttavia ricordano che è necessario mantenere le distanze di sicurezza e le consuete norme sanitarie per evitare che la forma di espressione pubblica possa vanificare i sacrifici finora svolti. I sindaci dichiarano inoltre che si attiveranno con gli organi competenti affinché venga fin da subito condiviso un piano di emergenza per la gestione di possibili nuove diffusioni localizzate del contagio, ricordando che l'esperienza nella gestione della prima fase deve fornire giuste ed efficaci metodologie per proteggere i cittadini nella cosiddetta seconda fase. E anche la sanità in Veneto orientale pensa alle riaperture e alla nuova riorganizzazione. Sentiamo il direttore generale dell'US 4, Carlo Bramezza, che oggi in conferenza stampa a San Donà di Piave ha presentato il nuovo piano. Sì, cambia un po' tutta l'attività, il nostro modo di lavorare negli ospedali, nei distretti, e con molte innovazioni per la popolazione. Il principio fondamentale è che dobbiamo ripartire e vogliamo ripartire in sicurezza, e per far questo, perché il Covid ci sarà ancora al 4 maggio purtroppo, anche se si sta, diciamo così, sgonfiando questa epidemia, ma sarà comunque presente, dovremmo garantire l'effettuazione di tutte le prestazioni, sia chirurgiche sia di visite specialistiche alla nostra popolazione, la cosiddetta presa in carico della nostra popolazione in ambiente sicuro. Purtroppo l'ospedale, le case di riposo, le strutture sociosanitarie, pubbliche e private che siano, sono luoghi di pericolo di diffusione del Covid, quindi noi dobbiamo evitare che all'interno di queste strutture il Covid possa viaggiare. I sindaci della G20 Spiagge chiedono una videoconferenza urgente con il Premier Conte. Lo ha spiegato oggi il coordinatore nazionale del G20, Pasqualino Codognotto, sindaco di San Michele a Tagliamento Bibione. La nostra economia e l'occupazione dipendono dal turismo. Una videoconferenza da tenersi nell'immediato per rappresentare le esigenze dei nostri operatori, dei nostri lavoratori, delle imprese che lavorano nei territori e che amministriamo per tutelare l'intero tessuto sociale ed economico che rischia uno strappo definitivo. Questa è la richiesta del G20 Spiagge, il cui coordinatore Codognotto ha poi aggiunto: la stagione estiva è alle porte e i sindaci delle 26 destinazioni balneari più frequentate d'Italia sono in allarme, visto che il turismo rappresenta per queste realtà il settore trainante dell'economia e dell'occupazione. Ed ora andiamo a Summaga, finalmente frazione di Porto Gruaro, dopo tanti anni ha preso il via il polmone verde tanto atteso dalla cittadinanza.
relativamente a un nuovo bosco ed area verde in località, circa 200 in totale fra alberi e arbusti ripopolano questo piccolo polmone del territorio a beneficio dell'ambiente e del clima cittadino. Il progetto è quasi giunto al termine, lo ha annunciato oggi il comune. Un mese è durata l'opera di rinaturalizzazione, ora le specie autoctone piantumate sono in salute nonostante le restrizioni del coronavirus abbiano diradato le visite e i controlli del personale della manutenzione sulla situazione del bosco. Sono ancora da sistemare i percorsi e le panchine, ci vorrà ancora un po' per il completamento di alcune parti accessorie, ha detto appunto oggi il sindaco senatore, che lo rendono rispettosamente visitabile, ma già con grande soddisfazione si può annunciare che questa parte di territorio, grazie al rimboscamento, verrà consegnata ai cittadini. E sempre il sindaco senatore è intervenuto oggi per parlare anche delle ultime proteste che un po' in tutta Italia hanno riguardato gli esercenti che hanno acceso le luci dei locali all'insegna del grido fateci lavorare, e anche Porto Gruaro, come abbiamo documentato, non è stata da bene. Sentiamo il sindaco su questo tema. Sindaco, che cosa ne pensa della manifestazione dell'altro ieri sera anche a Porto Gruaro, come in tante altre città d'Italia ovviamente? Io penso che il disagio sia molto forte, perché quando vai a toccare in maniera pesante anche gli equilibri economici della famiglia, i problemi siano tanti. I problemi non solo qui a Porto Gruaro, ma in Italia, non solo, solo quelli degli esercenti attività, ma sono anche quelli di tutte le famiglie. Immaginiamo solo anche gli stagionali che non troveranno lavoro quest'estate. Certo. Le spiagge non so quanto riapriranno, quindi io posso comprendere, ma dico anche che siamo vicini al problema, ma raccomando a tutti, rispettiamo le regole, non facciamoci travolgere dalla voglia di metterci insieme per dimostrare, ci sono tanti modi per dimostrare, io spero che nessuno immagini assembramenti perché sono proibiti, chi suggerisce assembramenti non sta facendo il bene. Dimostriamo, diciamo la nostra opinione, ma secondo le norme. Non creiamo problemi né a noi né agli altri. E oggi, 30 aprile, a Porto Gruaro ricorre la nascita di Luigi Russolo. Non ci sarà in città la notte futurista, ma il direttore della Galleria Ai Molini ha voluto ricordare la figura dell'artista con un videomessaggio corredato, insomma, da splendide fotografie. Allora sentiamo Boris Brollo. Buonasera. L'arte al tempo del coronavirus. Ecco, questa volta vi parlo di un'occasione di ricorrenza che è il 30 aprile. Il 30 aprile è la nascita del nostro concittadino, uno dei più famosi al mondo, che è Luigi Russolo. E perché vi parlo di questo? Perché solitamente da alcuni anni si faceva la notte futurista. Quest'anno ovviamente per motivi che comprendiamo è saltata. E allora di conseguenza volevo un po' ripercorrere la sua biografia. Lui nasce a Porto Gruaro nel 1885, il papà era organista del Duomo, quindi in sostanza una famiglia che mangia musica, è nato nella casa del Palazzo Venanzio Altan, che è sede della biblioteca, come sapete. Resta qui fino ai 15 anni, fa i studi ginnasiali che interrompe perché vuole praticare la musica assieme ai fratelli e papà. Si spostano a Milano verso il 1901-1905, i fratelli si diplomano al Conservatorio Giuseppe Verdi, tra l'altro fratello Antonio lo soccorrerà, lo aiuterà per i suoi concerti di Intorno a Rumori a Milano, al Teatro del Verme, e inoltre sarà anche l'assistente musicale del maestro Arturo Toscanini, quindi una famiglia di musicisti. Lui con questi studi anche sulla musica li interrompe e frequenta i corsi di nudo e di paesaggistica alla scuola di Brera e al Castello Sforzesco di Milano. Qui conosce nel 1909 Boccioni, che è il più grande pittore futurista e anche teorico, e con Marinetti li incita a scrivere un manifesto, che è il manifesto della pittura, firmato poi con Severini, Balla, Carrà e Boccioni, assieme a lui, che verrà pubblicato sulle Figaro di Parigi nel 1910. Tra l'altro ci sarà una loro grande mostra con quella fotografia riconosciuta. Ecco. Detto questo, lui è tra gli inventori, è uno dei più grandi inventori al mondo,
del concetto della musica come suono, come rumore. Sposta l'attenzione della musica che era tradizionale, la musica non aveva innovazione, era Pratella tra l'altro, e lui scrive una lettera che è il suo manifesto, poi lo pubblicherà nel 1916 e diventa il manifesto dell'arte dei rumori, che vi faccio vedere qui. Ecco, questo diventa il manifesto della musica contemporanea, quello dell'elettronica, quello della noise music, della musica come rumore, bruitismo detto in francese, contiene concerti a Parigi e a Londra, è seguito da Stravinsky, da Varese e da Satie, viene considerato uno dei promotori e dei, come dire, rivoluzionari della musica, è conosciuto in America e negli Stati Uniti, viene riscoperto negli anni 50 e noi nell'occasione della serata futurista, della notte futurista del 30, pubblicheremo un video. Ecco, le sue opere si possono vedere alla galleria permanente alla Casa Russolo, Palazzo Altan Venanzio, e vi invito a vederle. Vedrete un grande artista che, oltre che pittore, era un grande pensatore di musica. Grazie. Un'ultima di sport, perché il comitato organizzatore dell'evento di Ruota in Ruota di Porto Gruaro ha deciso in questi giorni di rinviare l'appuntamento con la tradizionale pedalata al 2021 per la seconda volta consecutiva. Salta l'evento che l'anno scorso era stato annullato a seguito del maltempo. I membri del comitato organizzatore della Sagitta Bike hanno comunicato in questi giorni la sofferta novità. Grazie per averci seguito, con questo è davvero tutto, vi lascio alle nostre previsioni del tempo, buon proseguimento con la nostra programmazione, ovviamente ci si rivede puntuali con l'informazione del Nord-Est domani, con degli approfondimenti tutti dedicati alla festa del lavoro, parlando qui in Veneto del settore del turismo e anche ovviamente dell'entroterra. Perdeteli, perché veramente sono approfondimenti tutti da seguire. Grazie di nuovo, buon proseguimento. Venerdì, alternanza di nuvole e rasserenamenti con alcune piogge a tratti, temperature con andamento irregolare sulla pianura e in calo sui monti.